Buonasera a tutti. Anche quest'anno ho il piacere, nella veste di presidente della Fondazione Avvocato Faustino Tommaso, di porgervi il benvenuto alla 19ª edizione del Seminario dei Cantieri Aperti. Iniziativa che la Fondazione, lieta e orgogliosa di aver sponsorizzato fin dall'inizio, ormai sono passati più di 20 anni. Scelta di rendere così appropriato omaggio alla memoria dell'avvocato Faustino Dalmaso, che, giovane sottotenente degli Alpini, 24 anni, non esitò a farsi partigiano di Pianura, nelle formazioni di Giustizia e Libertà. Qualche giorno fa mi è capitato di leggere questa frase di Dostoevskij: se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla verità, e se fosse effettivamente vero che la verità non è in Cristo, ebbene io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità. Io, sperando che lo scrittore russo e Gesù Cristo mi perdonino, parafrasando Dostoevskij, convintamente dico: se qualcuno mi dimostrasse che gli uomini del cui pensiero e delle cui azioni questo seminario si occupa sono fuori dalla verità, se fosse effettivamente vero che la verità non è con loro, ebbene io preferirei stare con loro piuttosto che con la verità. Preferirei restare con loro perché sono stati sinceri cercatori di giustizia e libertà, che non hanno esitato a porre a rischio la loro stessa vita per la difesa e l'affermazione di questi sacrosanti ideali, che purtroppo dobbiamo constatare con profonda amarezza, non possiamo dare per acquisiti e intangibili, che anche in Italia devono essere preservati e tutelati senza distrazioni o indulgenze, che sono calpestati e vilipesi in gran parte del mondo, che hanno quindi ancora bisogno di tenaci, instancabili divulgatori, sostenitori e difensori. Grazie e buon lavoro. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Io invece porto il saluto dell'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea e vi do il benvenuto, in effetti, alla 19ª edizione dei cantieri dedicati agli studi e alle ricerche su socialismo e azionismo. Quest'anno siamo ritornati in questa sala, che è quella storica dove tutto, in effetti, quasi 20 anni fa è nato. E anche abbiamo, diciamo, siamo ritornati anche al nostro periodo dei cantieri, no? Quelli di maggio, negli anni del Covid e poi quelli immediatamente successivi li abbiamo fatti nel tardo autunno, ottobre, novembre, ma questa, diciamo, è la stagione dei cantieri, quella che è sempre stata. 19 edizioni, si diceva, 20 anni di lavoro e di ricerca comune condivisa fin dall'inizio da una rete fitta di associazioni, fondazioni, circoli presenti non solo sul territorio regionale, ma su tutto il territorio nazionale, che studiano, lavorano, si occupano di divulgare quello che è stato l'azionismo, appunto, e giustizia e libertà. I cantieri a cui voi assistete sono sempre il frutto di una lunga preparazione, sono preceduti da discussioni e riunioni che impegnano un comitato scientifico attento e presente. In particolare, io quest'anno voglio ringraziare, lo faccio in ordine sparso e sperando di non dimenticare nessuno: Giovanni De Luna, Aldo Agosti, Daniele Pitone, Paolo Borgna, Luciano Boccalatte, Giuseppe Filippetta, Ersilia Alessandrone Perona, Francesca Cenni, Silvia Calamandrei, Carlo Verri, Giorgio Panizza, Marta Ponsanti, Andrea Ricciardi, Andrea Becherucci, Giovanni Scirocco, Giacomo Mazzei, Silvia Calamandrei, Simone Neri Terneri, Cesare Panizza, Vito Antonio Leuzzi e Anna Gervasi. E ovviamente un ringraziamento particolare da Chiara Colombini, che da sempre si occupa con passione e intelligenza dei cantieri, sia da un punto di vista scientifico, sia dal punto di vista dell'organizzazione. E poi un ringraziamento non formale dalla Fondazione Faustino Dalmaso, senza la quale tutto questo non sarebbe mai stato possibile, e devo dire anche in particolare al suo presidente, l'avvocato Renato Paparo, il
il cui contributo all'iniziativa non è mai solo di sostegno economico. Ci segue con passione, competenza, il suo saluto ce lo dimostra. C'è dietro una componente ideale che, diciamo, rientra nel fatto che questo è veramente un progetto di rete a cui tutti teniamo moltissimo. Da sempre, lo sapete, i cantieri hanno previsto uno svolgimento su tre sezioni. Una dedicata alle ricerche, una agli archivi e una alle pubblicazioni. Abbiamo avuto anche anni molto felici nel passato in cui i cantieri avevano anche una sezione monografica a Roma e di questo abbiamo beneficiato per tanti anni di Giuseppe, che era direttore dell'archivio storico del Senato. E siamo contornati Pavinesi, nell'edizione dello scorso anno abbiamo riservato un'attenzione particolare al tema dei carteggi. Due infatti erano le relazioni a questi dedicati nella sezione archivi e poi c'era un pomeriggio che si era concentrato sui carteggi editi e inediti di Giorgio Agosti. Ecco, queste relazioni avevano suscitato l'anno scorso un interesse nuovo ed è proprio per questo che nell'incontro preparatorio a queste due giornate i carteggi sono stati centrali nelle nostre discussioni. Fino alla decisione di metterli proprio al centro di questa edizione 2024. Sono stati utilizzati i carteggi come uno strumento privilegiato per analizzare e studiare sia la trama delle relazioni musicali, culturali e politiche, sia i temi politici rilevanti nel dibattito dell'Italia democratica. Quindi non ci sarà quest'anno la sezione archivi. Le relazioni saranno tutte incentrate sui carteggi e ci sarà poi la presentazione del libro che è qua, che è quello che ha vinto il premio Agostino d'Annunzio. Purtroppo devo dare un'indicazione di servizio. Giovanni De Luna, che come sapete è il grande allenatore dei cantieri, è stato ricoverato proprio oggi per un'operazione di cui aspettava di fare da tempo e quindi non sarà con noi in questi giorni. La presidenza quindi del pomeriggio viene assunta da Chiara Colombini, che mi invito poi a prendere il mio posto qui al tavolo, e lascerei adesso la parola ad Andrea Ricciardi, che ringrazio moltissimo, che diciamo ci restituirà un ricordo di Nerio Nesi, che per tanti anni ha seguito e ha partecipato ai nostri cantieri e che ci ha lasciato proprio quest'anno, il 1 febbraio. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Appunti, ringrazio anch'io tutti quelli che hanno organizzato questa edizione dei cantieri, che sono felice di poter vivere diciamo, in questo luogo che ricorda proprio la genesi di questo percorso ormai lungo, ma che ancora dal mio punto di vista è fertile. Non so se questo microfono sia adeguato o meno. Meglio? Sì. Dunque, Nerio Nesi era sicuramente un amico dei cantieri, come è stato sottolineato. Infatti, l'Associazione Nazionale di Riccardo Lombardi ancora campeggia nel programma di quest'anno. In questo contesto si trovava a suo agio per varie ragioni. I suoi interessi, il suo profilo erano sicuramente coerenti con lo spirito del seminario. Dico tre cose, sicuramente con le ricerche che venivano fatte in questo contesto, cioè ricerche incentrate sull'antifascismo come fenomeno in generale e su alcuni aspetti specifici. E sebbene Nerio Nesi avesse fatto politica attiva a lungo nel Partito Socialista, il rapporto con l'azionismo e con la città di Torino sono stati per lui centrali. Quindi questo elemento di attenzione per il merito dei lavori lo ha sempre caratterizzato, posso testimoniarlo lontano da Torino nei nostri numerosi dialoghi. Il secondo aspetto che è collegato è l'impegno civile, perché comunque, come in qualche modo è stato appena detto, sotto a questi cantieri c'è appunto un'idea delle cose e sicuramente Nerio Nesi era coerente con questo contesto.
E entrando nel merito, appunto, questo discorso della radice antifascista, dell'Italia repubblicana, dell'attaccamento alla resistenza, alla Costituzione, eccetera, eccetera, erano aspetti centrali anche per lui. Lo ricordo qui nel 2012 parlare di Antonio Giolitti e di Riccardo Lombardi, che era il suo maestro in politica, e di cui ha favorito le ricerche e le pubblicazioni, a conferma di quello che ho detto all'inizio. Era di Corticella, quindi non era piemontese, ma Torino era la sua città di adozione. E le sue amicizie erano tante, ne cito solo una per brevità, quella con Norberto Bobbio. Ma insomma, tutto questo per dire che, pur non avendo queste origini, la città di Torino è stata per Nerionesi è stato un luogo centrale. La sua cultura politica, pur essendogli appartenuto alla Democrazia Cristiana per breve tempo, nel periodo giovanile, era una cultura molto attenta alla programmazione democratica. Mi riferisco ai primi anni 60 e al primo centro-sinistra, dove appunto Lombardi è protagonista, è tra i teorici, gli ideatori, e Nerionesi, che aveva precedentemente lavorato all'Olivetti, alla RAI, eccetera, è un protagonista, sia pure all'inizio di secondo piano di questa stagione. Ed è lì che incomincia a coltivare anche una serie di rapporti personali che hanno un risvolto umano, ma anche un risvolto culturale. Diciamo che l'attenzione per la nazionalizzazione dell'energia elettrica, per esempio, è un punto centrale che appartiene anche al post-azionismo, di cui parliamo spesso, e accomuna da un lato Ugo La Malfa e dall'altro lato lo stesso Riccardo Lombardi, sia per teorizzazione che per realizzazione di quella riforma storica che ebbe poi effetti anche controversi, ma che fu certamente un momento alto del riformismo italiano, quello vero, non quello finto. Era anche soprannominato banchiere rosso Nerionesi, perché è stato un uomo che ha gestito per lunghi anni, dal 78 all'89, la BNE. Quindi un uomo di sinistra, convinto della necessità di opporsi al capitalismo liberista, diciamo così, a quello più estremo, ma certamente un uomo che nella pratica ha vissuto all'interno di un contesto di economia mista anche dal punto di vista teorico. Cioè, è ovvio che non volesse, per citare Giorgio Ruffolo, abolire per legge il mercato. Era un uomo collocato all'interno della realtà italiana e quindi ha conosciuto il potere. Però lo ha conosciuto e lo ha praticato in una maniera assolutamente aliena da quella spocchia che il potere stesso spesso Io posso soltanto dire una piccolissima testimonianza quando lo conobbi, ma è molti anni fa. Parlai con lui per la prima volta, sempre per i miei studi su Riccardo Lombardi, trovai una persona che mi immaginavo completamente diversa. Avevo sbagliato tutto nell'immaginarmi questa figura. Un uomo mi immaginavo molto serio, molto rigido. La realtà è che invece, pur avendo una rigidità e una severità che era comunque parte del suo carattere, aveva una grossa apertura mentale, una grossa generosità e una grossa semplicità, nel senso più alto del termine. E, per quanto riguarda il rapporto con il Partito Socialista, posso dire che finì dopo 32 anni con una lettera di dimissioni molto significativa, e di cui citerò la parte finale tra breve, che è l'unica citazione che vi faccio. È significativo il suo rapporto con il PSI e anche le ambiguità che egli stesso poi ebbe a sottolineare. E da un punto di vista politico è stato uno di quei personaggi che, andando avanti negli anni, al contrario della media, non si è moderato. Fin dall'inizio di questo millennio un po' complesso, io mi ricordo i discorsi, che sappiamo che lui ha scritto molto, basta leggere, e devo dire che era molto preoccupato, molto cosciente della realtà italiana e anche internazionale. Fino agli ultimi anni, come dire, rifletteva, però, come ho detto prima, era un uomo alieno dalle rigidità ideologiche, quindi era un uomo attento ai contenuti della politica e del vivere civile, non era ancorato a schematismi. E aveva un profondo senso dello Stato. Questo lo dico senza retorica, perché davvero il suo modo di interpretare i ruoli pubblici
fino alla fine della sua vita, alla presidenza della Fondazione Cavour, ma posso appunto citare l'Olivetti, la RAI, perfino la VNL, che ho accennato, sia che fossero, o il ministro, proprio il ministro, insomma, sia che fossero ruoli pubblici o all'interno di società, diciamo così, private o più o meno private, il suo modo di interpretare i ruoli pubblici era veramente esemplare. E forse per questo che lontano dalla sua sensibilità politica, nel senso della, diciamo così, dell'attenzione per i diritti sociali, la destra storica era un mondo che lo affascinava, quella rettitudine, quella correttezza nei conti, quell'attenzione per il senso dello Stato. Ecco, questo secondo me nel ricordarlo è un elemento che non si può assolutamente dimenticare. E, ho detto prima, era un uomo che non ha mai dimenticato. Lo ha scritto nel volume Aragno al servizio del mio paese, non ha mai dimenticato le sue origini. Questo fatto di non dimenticare il suo percorso lo ha reso nelle condizioni di frequentare i palazzi più importanti e la gente più normale, che poi era quello che egli stesso era stato. Ecco perché aveva questa capacità di frequentare diversi contesti. Voglio ricordare il suo impegno per la causa della democrazia in Cile. Voglio ricordare qui, non a caso, il suo impegno contro la Spagna franchista, con aspetti molto concreti. Ci sono stati questi elementi. E anche voglio ricordare all'interno del suo percorso nel Partito Socialista un anno drammatico, il 1978, quando organizzò qui il congresso di Torino, un momento molto delicato, e quando in teoria la sinistra lombardiana aveva, diciamo così, conquistato la linea politica della maggioranza del partito. Era un'illusione, ma comunque era un momento significativo. Voglio anche ricordare che l'anno prima, nell'aprile del 77, era stato rapito Guido De Martino, figlio di Francesco. Anche in questo caso, Nerio Lesi si è trovato, a proposito di eversione e di salvaguardia della legalità democratica, immerso in questi contesti. Dell'amore per la Juventus direi che non parlo perché potrei turbare la sensibilità di alcuni, tanto alcuni amici qua mi capiscono, lo sanno. Posso dire soltanto una piccola cosa, un aneddoto importante che fa capire la convivenza in Nerio Lesi di una serietà estrema e anche di una grossa, come dire, passione per cose futili. Raccontava che appunto in una cena istituzionale a casa Ciampi si era messo d'accordo con una delle persone che serviva a tavola durante una serata di Champions League per farsi fare dei segnali a seconda di quello che stava accadendo per farsi aggiornare in tempo reale. E lui, che era così attento appunto a Ciampi, a cui era molto legato, ma anche in quel contesto, come dire, doveva essere informato delle vicende della Juventus. Naturalmente, rispetto alle questioni politiche, a quello che ho detto, si tratta di un dettaglio, però è un dettaglio che riporta alla figura che appunto era un misto, secondo me, di grossa serietà e di grossa normalità, normalità positiva. La lettera che vi ho detto, con cui concludo, è molto significativa. Siamo praticamente alla fine della Prima Repubblica. Questa lettera si chiude con queste due frasi che purtroppo a me hanno fatto pensare, rileggendole in questo periodo, al presente. Non voglio appiattire le cose sul presente per forza, però se voi sostituite la parola PSI da qualcos'altro a vostro gusto, poi potete immaginare qualcosa. Scriveva nella lettera a Craxi: il PSI assiste a questo processo di restaurazione con l'acquiescenza operosa dei suoi esponenti e nel disinteresse di una base volutamente abituata in questi anni a occuparsi solo di fatti concreti, tra virgolette. Tutto ciò per me è inaccettabile, così come è intollerabile lo stato al quale è stato ridotto il PSI al suo interno. Affermare che di tutto quello che è accaduto e che accade è responsabile una sola persona è ingiusto. Siamo responsabili tutti, per consenso o per silenzio. Naturalmente in misura diversa, a seconda dei ruoli che abbiamo ricoperto. Ed io non mi sottraggo nella mia parte di responsabilità e anche da questo tratto la mia decisione.
Dunque, lo ricordo parlare con quella semplicità al gruppo di militanti di Moncalieri, proprio in questa sede piemontese, torna il discorso della capacità di comunicare ai più alti livelli, ma anche nella normalità di una militanza. Un uomo che aveva quindi una passione, un rigore, l'ironia, la capacità di ascoltare, la curiosità, l'ho già detto. Un uomo sì, severo e sorridente, animato dall'ottimismo della volontà più che dal pessimismo della ragione. Mai disattento verso il futuro, convinto che si potesse e si dovesse fare sempre qualcosa di più. Grazie. Allora, io adesso mi esibisco nel cambio, magari che stavo facendo, no, tu ti metto da parte perché poi ritorno. Pardon. Sì, certo, ci sono. Chi viene? Sì, sì. Daniele, Lina. Lina, no, puoi tornare, No, però ti metto il tema del cavaliere di là. guarda, da me. Benissimo. È tutto perfetto. L'unica cosa che ci gestite un po' perché non può stare in mezzo, che sennò Sì. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Riprendo solo brevemente quanto ha già accennato Barbara poco fa, in apertura. Per dire che l'impostazione di questi cantieri è effettivamente un po' diversa da quella che abbiamo seguito per tanti anni. Come avrete visto nel programma, non abbiamo più indicato la sezione, non soltanto la sezione archivi, ma nemmeno la sezione ricerche in corso. I cantieri sono nati un po' con l'idea di mettere al centro le ricerche in cantiere di cui venivamo a conoscenza. Normalmente la partenza dei cantieri è stata negli anni quella di contattare un'ampia rete di studiosi per chiedere da loro proposte di intervento. Abbiamo invece proceduto al contrario, fondamentalmente quest'anno, e abbiamo individuato un tema che volevamo approfondire e che abbiamo proposto alla rete di istituzioni varie che da anni collaborano con i cantieri. È anche uno strumento oltre all'oggetto. L'oggetto su cui volevamo concentrarci è il concetto di rete, l'idea di cui poi parlerà molto meglio di me Daniele Pipitone, che è stato anche all'origine di questa proposta, o meglio, il suo intervento di 2 anni fa è all'origine di questa proposta, cioè l'idea di provare a interrompere. Esatto, adesso paghi. Di provare a interrogarsi su come l'azione politica degli azionisti dopo il Partito d'Azione, privi ovviamente di partito, fosse continuata attraverso la rete, rete amicale, rete di conoscenze e sviluppata in diverse direzioni. E ci siamo detti che la fonte utile, quindi lo strumento per provare ad analizzare la rete come strumento di azione politica fossero i carteggi che già avevamo praticato in diverse edizioni dei cantieri, non sistematicamente, ma ovviamente molto sono tornati negli interventi proposti negli anni. Quindi abbiamo contattato i vari enti, i vari istituti che collaborano con i cantieri da tanto tempo per chiedere loro, a chi di loro era interessato di individuare i nuclei archivistici dei loro patrimoni sui quali concentrarsi e di provare appunto a riattraversare questi carteggi provando a individuare 3 macro temi che erano le nostre ipotesi di ricerca, diciamo, iniziali, che poi sono un po' passate in secondo piano, ma mi sembra il caso comunque di ricordarle qui. Ci siamo chiesti, cioè ci siamo proposti di rileggere i vari carteggi chiedendoci come gli azionisti pensassero
che sarebbe dovuto essere l'antifascismo dopo il fascismo. Ovviamente partendo dalle domande del nostro presente, inutile che ci si nasconda dietro un dito. Altro tema sul quale avremmo voluto concentrarci è quello della posizione degli azionisti riguardo alla forma dello Stato, riguardo alle istituzioni. E un tema ancora più ampio, che poteva fare da cappello in realtà a molti altri temi, che era quello della nazione, intesa cioè come concetto e come punto di osservazione da cui guardare all'Europa, da cui guardare ai vari processi storici del secondo dopoguerra, la decolonizzazione e così via. Abbiamo provato a interrogare i carteggi da questi punti di vista. Ma ci siamo anche dati come mandato, diciamo così, di riattraversarli e di ristudiarli in realtà senza darci paletti troppo rigidi. Quindi oggi sentiremo, oggi e domani sentiremo parlare di diversi carteggi. L'ultima cosa che voglio dire, e di cui parlerà Daniele molto meglio di me, è che all'origine di tutto questo progetto che ci siamo chiariti con lentezza, cioè ci abbiamo riflettuto un po' e non siamo arrivati a una conclusione definitiva, quindi è un ragionamento ancora in corso, ma ci siamo anche chiesti se e come sarebbe stato possibile restituire anche con gli strumenti online l'idea di rete come strumento politico e come strumento di azione politica. Anche su questo spero che ci si possa confrontare nel corso di questa edizione e mi taccio, quindi lascio la parola a Daniele Pipitone, che appunto è gran parte di tutto questo progetto. Grazie Chiara, grazie insomma, di queste eccessive elogi che nascondono ovviamente fregatura, ma vabbè, riesco a fare il gioco. No, ringrazio in realtà, ringrazio Chiara, ringrazio l'Istoretto innanzitutto, la Fondazione Dal Mazzo per i motivi insomma, che sono già stati elencati in precedenza e su cui non mi soffermo. Volevo ringraziare Giovanni Di Luna, che deve essere presidere qua, per avermi rifilato, come dire, avermi gentilmente chiesto di svolgere questa relazione, che è una relazione un po' difficile, e perché sarà inevitabilmente molto generica. Proprio perché l'idea è di ragionare sul concetto di rete come strumento per rileggere e mettere insieme fonti, esperienze, argomenti in realtà piuttosto variegati. Per cui tenterò di farlo, avvisando subito che taglierò le cose con l'accetta, che sorvolerò su molte specificità, che non mi sarà possibile entrare nel merito. Delle specificità, appunto, delle diverse esperienze che in qualche modo l'idea, che non è soltanto mia in realtà, ma che è frutto di una discussione lunga, eccetera, di approcciare questo corpus documentario molto ricco, richiede. Allora, in particolare cercherò di toccare tre punti. Il primo, appunto, a riflettere non sul concetto di rete in generale, ma su che cosa fu la rete degli ex azionisti. Sulle specificità che, a mio parere, naturalmente, questa rete di relazioni, di contatti, di collaborazioni ebbe, e sulle ragioni per cui è interessante studiarla, ed è interessante studiarla, sarebbe interessante perché è condizionale d'obbligo studiarla come, in maniera unitaria, e non procedendo per l'analisi dei singoli nodi, dei singoli gangli di questa rete, che è quello che tutti noi, in qualche modo, che ci siamo occupati di vari titoli di azionisti, abbiamo già fatto nel passato, e giustamente, perché se non si comincia dalla ricerca di base non si va da nessuna parte, però continuiamo a farlo. Secondo punto, ragionerò sulla fonte che abbiamo individuato come strumento privilegiato per approcciare questa rete, cioè i carteggi.
Fonte anche questa, che in realtà è l'origine di tutto questo discorso, perché è una fonte di grandissima ricchezza, e di grandissimo interesse. E il terzo, proverò a riflettere in maniera molto, ovviamente, sintetica e anche molto, come dire, non da specialista, che non sono, sulla network analysis. Cioè su quello che c'è da vagliare, cioè gli strumenti digitali, di studio e di analisi delle reti di relazioni, così come stanno venendo a configurarsi come disciplina accademica in senso stretto. Senza, come dire, indugi, comincio a parlare, cominciamo insomma dal partito d'azione. Dal partito d'azione, che è l'origine di tutto, anzi, in realtà non è l'origine, ma è il punto di incontro di storie varie e da cui si dipanano storie varie, diciamo, che fin dall'epoca è stato considerato un fenomeno peculiare. Un ircocervo, termine di crociana memoria, che è da indicare questo infausto connubio fra due ideologie antitetiche, o apparentemente tante, in realtà Croce parlava appunto del movimento liberale socialista, eccetera, eccetera. Ma anche un modello organizzativo radicalmente diverso rispetto a quello dei partiti novecenteschi. Per citare l'assente, il partito dei fucili in contrapposizione al partito delle teste, cioè di nuovo un unico o comunque un'esperienza politica profondamente differente rispetto a quelle con cui si confrontava nell'agone prima della Resistenza, ma soprattutto in questo caso della nascente Italia repubblicana. Ma anche è stato identificato fin dall'epoca in qualche modo una peculiarità, una specificità nella scelta di sciogliersi, nella scelta di porre fine a un'esperienza dopo che questa esperienza aveva perso, dopo che la maggior parte dei suoi membri ritennero che la sconfitta elettorale e il fallimento delle numerose opzioni in realtà che albergavano al suo interno, ma comunque avevano ceduto di fronte ai partiti di massa, perdonatemi di nuovo la semplificazione con cui affronto i temi, ma non c'è tempo di entrare nel merito di ogni dettaglio. Ebbene, la scelta di sciogliersi è stata spesso vista e anche, credo, percepita dai suoi stessi membri come il segno di una differenza culturale, una differenza politica rispetto a un mondo in cui la politica si faceva professione, in cui si faceva in qualche modo, si andava a assumere delle forme organizzative profondamente diverse. Ebbene, fra tutte queste peculiarità, una delle peculiarità, secondo me, che è quella che interessa a noi, è ciò che è accaduto all'azionismo dopo lo scioglimento del partito. E cioè quella che è stata chiamata, di nuovo, con immagine efficace, la diaspora azionista. Uno scioglimento che portò i membri del partito d'azione a disperdersi praticamente lungo tutto l'arco politico a sinistra della Democrazia Cristiana. Se sbaglio, correggetemi, ma credo che nella Democrazia Cristiana, come dire, la loro presenza non ci sia stato, se non è stata molto poco significativa. Ma a sinistra della DC, praticamente in tutti i partiti, compreso quello comunista, si trovarono membri. Persone che provenivano dall'esperienza azionista, e con esperienza azionista, qua faccio un inciso, intendo proprio per aprire lo sguardo il più possibile, non soltanto i pochi anni di vita del Partito d'Azione, ma anche le esperienze che l'hanno in qualche modo preceduto. Il movimento liberale socialista, giustizia e libertà, in generale l'esperienza dell'opposizione al fascismo, e in quelle fila, e l'esperienza della resistenza nelle brigate giovanili. Insomma, dicevo, una diaspora che portò gli azionisti a diffondersi in tutti i partiti repubblicani. Non sto a fare esempi, credo che siano inutili, sarebbero ridondanti. Ma il punto veramente significativo, secondo me, che è proprio e qua entriamo nel merito del discorso che interessa questa edizione dei cantieri, cioè rete e parteggi, è che uno, risiede in due elementi. Il primo è che la diaspora azionista non si rivolse solo ai partiti. Gli uomini del Partito d'Azione, e su questo tornerò, proseguirono la loro attività, il loro impegno pubblico, non soltanto nelle formazioni organizzate,
anche se in molti casi lo fecero, ma anche nelle istituzioni economiche, nelle istituzioni culturali, dall'Accademia all'editoria, ai giornali e via di seguito. In qualche modo individuando nella professione intellettuale, uno strumento per continuare a incidere sulla realtà e a continuare a proporre, a riproporre, quel ruolo pubblico dell'intellettuale, che era centrale, secondo me, che fu centrale nell'esperienza praticazionista, ma che era anche centrale nell'immagine che molti azionisti avevano di sé. E questa è infatti un'altra peculiarità del Partito d'Azione, che è quanto di più vicino, a mio parere, qua, a un partito degli intellettuali che l'Italia del Novecento abbia conosciuto. La densità di persone che possono essere categorizzate come intellettuali, che si ritenevano tali o che si ritenevano tali, è indubbiamente maggiore rispetto al numero di militanti, soprattutto rispetto al numero di voti, nel Partito d'Azione, che in qualunque altro partito, soprattutto in Italia Repubblicana. Il secondo aspetto è che questa dispersione non fu una fuga, non fu un abbandono, non fu cercare una nuova casa, ma fu appunto una diaspora. E cioè che nell'esilio, metaforico, naturalmente, i transfughi del Partito d'Azione mantennero la fedeltà alle radici, mantennero il legame che li aveva uniti negli anni eroici dell'antifascismo e della Resistenza. Chiunque abbia avuto modo di studiare la biografia di ex azionisti ha potuto notare come, non per tutti naturalmente, di nuovo sto semplificando, sto come dire, evitando di entrare nel dettaglio, però per moltissimi di loro l'esperienza azionista fosse stata, che mira insieme antifascismo, resistenza e i primi anni della ricostruzione, fosse stata l'esperienza fondante, l'esperienza che rimaneva alla base della loro identità individuale e di un'identità di gruppo a cui sentivano ancora di appartenere. E naturalmente, come facciamo a saperlo? Beh, almeno per quello che ho visto io, attraverso i carteggi, che sono in questo modo effettivamente una fonte ricca non soltanto per reti, ma anche per lo studio delle identità collettive, delle appartenenze, delle costruzioni di identità. Insomma, fra gli ex azionisti permase una solidarietà non comune, che permise loro di fare politica in altri partiti, soprattutto in quei partiti, chiedo scusa, che non chiedevano un'adesione totale. Non chiedevano un'adesione incondizionata. Credo che infatti il caso del Partito Comunista sia un caso estremo, perché essere comunisti e continuare a essere ex azionisti probabilmente fu molto più difficile, ma su questo lo butto lì come ipotesi, che essere azionista, ad esempio, e stare nel Partito Repubblicano, come fece la Malfa, ma anche probabilmente essere azionisti, per non parlare di tutti coloro che sentono in quelle effimere formazioni, a maggioranza azionista addirittura, che fiorirono fra gli anni 50 e poi negli anni 60, ma anche del Partito Socialista, in cui, nonostante insomma, i primi anni di chiusura stalinista, così definita da alcuni, c'era sicuramente una maggiore accettazione della varietà e del pluralismo politico, insomma. E in questi partiti continuarono a svolgere la loro azione politica, mantenendo un legame con il programma, il progetto azionista, magari non diretto, magari non apertamente immediato, ma mantenendo una sensibilità, mantenendo i contatti fra di loro. E questo, in qualche modo, il fiume carsico dell'azionismo con cui si conclude il libro, che tuttora rimane il libro sul Partito d'Azione, cioè la storia del Partito d'Azione di De Luca. Attenzione, una cosa interessante, secondo me, è che questa mantenimento del legame è legato anche, paradossalmente, se vogliamo, alla natura a suo modo totale della militanza azionista nel PDA. Nel PDA e nelle esperienze che ho sintetizzato prima, fa parte del gruppo azionista, cioè una militanza rivoluzionaria. Il Partito Nazionale nasce come un partito per la lotta politica in uno Stato democratico, nasce come partito rivoluzionario, nasce come partito che per fare la resistenza, nasce come partito per combattere una guerra ideologica contro il nemico ideologico, che non era solo ideologico, ma aveva anche una grande caratura ideologica. Ebbene, e quindi nasce come partito che ambisce a rifondare ab imis le strutture
non solo quelle socio-economiche e politiche, ma in qualche modo anche i rapporti fra gli uomini, la posizione degli individui di fronte allo Stato, le coordinate culturali con cui si approccia i temi della convivenza. Quei temi di cui Chiara ha ricordato prima, che riguardano, insomma, alla cui ricerca ci invitavamo ad andare negli incontri preliminari, sono temi che in qualche modo indicano un'adesione, cioè una concezione di politica che si espande a tutti gli aspetti della vita collettiva, anche se in maniera non totalitaria, attenzione, perché erano ferocemente antitotalitari tutti gli azionisti, nessuno escluso. Che fa del Partito d'Azione un partito tipico del Novecento da questo punto di vista. L'ultimo aspetto che voglio sottolineare di questo legame fra gli azionisti, su cui, come dire, mi sono soffermato, anche se è molto noto, perché altrimenti non si capisce, secondo me, le caratteristiche che assume la rete. Bene, è che non è una rete di reduci. I contatti fra gli azionisti non sono i contatti fra reduci di un'esperienza conclusa. Questo aspetto del reducismo, e uso il termine senza accezione negativa, c'è. Basti guardare le corrispondenze di Parri, ad esempio, il ruolo che Parri ha come riferimento di tutti coloro degli ex partigiani, e questo aspetto di legame fra reduci della presenza c'è, ma non è un legame reducistico in senso negativo, e non è rivolto al passato il legame fra gli ex-socialisti, non solo, non prevalentemente, è rivolto al futuro. Ed è questo l'aspetto interessante, rivolto alla realizzazione di quegli ideali nella Italia del presente, in cui vivono, e del futuro che si aspettano. Quali fossero quegli ideali non è così facile sintetizzare, credo che non ci fosse neanche così tanto accordo in realtà all'interno del Partito Nazionale. Però c'era una sensibilità comune molto chiara, molto evidente a chi ha detto, che loro avevano molto presente, e che utilizzavano per mantenere questi legami. Ebbene, questo aspetto non reducistico è anche il motivo per cui la rete degli ex azionisti si mantenne viva nei decenni e continuò a funzionare nei decenni. L'altro aspetto su cui ancora vorrei soffermarmi è appunto quello che ho già accennato prima, cioè il ruolo degli intellettuali. È una rete di cui sto parlando, soprattutto la rete di cui ho conservato i carteggi, e ahimè qua interviene in qualche modo la selezione archivistica a cui lo storico non può che inchinarsi, cioè chi scriveva erano le persone di cultura, chi scriveva di più erano le persone di cultura, non solo, soprattutto in un'epoca in cui l'analfabetismo ormai va diminuendo, però coloro che ricorrevano frequentemente, programmaticamente, abitualmente allo strumento della comunicazione epistolare, bene, erano gli uomini di cultura. Però nel caso del Partito d'Azione c'è una, e quindi c'è una prevalenza delle figure intellettuali. Ebbene, nel caso del Partito d'Azione direi che c'è anche l'idea di un ruolo, un'idea molto forte del ruolo pubblico degli intellettuali. E di nuovo, intellettuali inteso in senso molto ampio, non soltanto per la professione che si fa, ma per il modo in cui si concepisce il rapporto fra il sapere e l'azione, sostanzialmente, fra lo studio e l'attività politica. Ebbene, questa rilevanza che si dà al ruolo degli intellettuali e dell'impegno intellettuale nella vita pubblica è anche alla radice del motivo per cui, è anche uno dei motivi per cui gli ex azionisti pensano di avere ancora un ruolo. Se pensassero che l'unico modo per intervenire nello spazio pubblico fosse l'attività nei partiti politici, la resa successiva alla sconfitta del 46, insomma, allo scioglimento del 47, sarebbe definitiva. Invece, io credo, uno dei motivi per cui molti di loro non si arrendono è anche perché hanno un'idea dell'impegno pubblico e dell'attività politica molto più ampia e molto centrata anche intorno al ruolo che possono avere in quanto intellettuali. E di nuovo, non soffermiamoci sulla definizione intellettuale, ahimè, richiederebbe non credo un convegno, ma un corso di studi probabilmente, quindi non mi ci soffermiamo. Tutte queste caratteristiche peculiari della nebulosa ex post-azionista convergono a costituire una rete che ha delle caratteristiche, secondo me, particolari e significative.
Uno, non è formalizzata, se non in minima parte. Penso a associazioni come gli Amici del Mondo, che poi non erano soltanto azionisti, gli Amici del Ponte, oppure partiti come Unità Popolare, in parte come Partito Radicale, cioè con formazioni, organizzazioni che hanno una struttura, che però sono esperienze comunque brevi o comunque hanno un ruolo minore nel costituire, nel sostenere questa rete. La forza della rete che chiunque di noi vede, se guarda proprio i carteggi e i contatti dei singoli ex azionisti, sta nella sua informalità. Informalità perché è legata non a istituzioni, ma a persone, a singoli individui. Si basa su legami personali e non su legami politico-organizzativi. In qualche modo, parafrasando, richiamando un motto di un'altra epoca con cui, tra l'altro, molti ex azionisti non sarebbero molto d'accordo, il privato politico in questo caso, cioè i rapporti privati che sono la base su cui si costruisce una relazione, uno strumento che poi diventa anche uno strumento di azione politica e culturale. Secondo aspetto, non è una rete gerarchica, cioè non è una rete che si struttura con dei vertici come dire, una dipendenza. No, è giusto, sì, però sono poche slide. Ci sono figure centrali, ma in qualche modo sono figure tutte sullo stesso piano, proprio perché non è istituzionalizzata. Terzo aspetto è una rete aperta, cioè non è una rete, non connette solo i membri fra di loro, ma da ogni parte si allarga verso altre reti di contatti. Cioè ogni membro, ogni nodo di questa rete allarga i contatti verso altre dimensioni. Questo è un aspetto molto interessante. Per un solo caso, ad esempio, faccio un esempio, cioè l'ampiezza di contatti internazionali che molti di costoro coltivano. È una rete che mette in contatto l'Italia con l'estero, non è l'unica, non è neanche la principale. Però non è come dire, insignificante, perché molte di queste delle figure che ne fanno parte avevano contatti privi, aveva una posizione privilegiata per entrare in contatto con realtà estere. Non fosse altro perché molti dall'estero tornavano dopo anni di esilio. Ovviamente poi sto pensando a Aldo Carosci perché lui ho studiato, ma non era certamente l'unico, insomma. Tanto per citare la triade del Carosci, Venturi, Valiani, tutti quanti avevano questo tipo di proiezione che aveva mantenuto e capacità di costruirne di nuovo. Tutti questi aspetti rendono questa rete diversa, ad esempio, da un'altra rete che possiamo definire tale, cioè quella del mondo comunista, della galassia comunista, molto più grossa, molto più importante, molto più pesante, che però era gerarchica, era formalizzata attraverso una grande struttura di organizzazioni culturali ed era, direi anche, ma forse qua potrei essere smentito, molto più chiusa per certi aspetti, che non vuol dire che non avesse contatti con l'estero, figuriamoci, cioè faceva parte di un movimento internazionale. Però al suo interno aveva, probabilmente c'era una tendenza a ragionare all'interno dell'ambito. Ebbene, questo soltanto per fare un esempio un confronto per rendere le peculiarità. Salto l'ulteriore sessione perché credo che stia andando lungo, giusto? Mi soffermo, non, quindi evito di raccontare, ad esempio, di fare anche solo gli esempi di tutti i luoghi in cui gli ex azionisti si inserirono nel contesto dell'Italia repubblicana e dove poterono svolgere un ruolo di nodi significativi di questa rete. In generale, credo che si possa dire che la loro particolare posizione, che è curiosa perché la storia di molti di loro fu una storia di esilio, di liminalità, di esclusione, non economico-sociale, ma politica, però si trovava nella posizione perfetta per approfittare invece dell'onda lunga dello sviluppo economico, dell'apertura delle possibilità che si manifestava a partire dagli anni 50, del boom, eccetera. Cioè, lavorare in editoria, lavorare nei giornali, c'era una grandissima disponibilità di spazi per coloro che erano in grado di, come dire, utilizzare gli strumenti della professione intellettuale, che avevano contatti, che avevano anche strumenti culturali per farlo. E loro lo fecero. Si aprirono, molti di loro finirono in accademia.
ma non solo, appunto, Carrelli, editoria, giornali, cioè si trovarono in posizioni significative per influenzare l'evoluzione della cultura italiana dell'età repubblicana. Ebbene, in tutto questo passo al secondo punto, e cioè provo a cantare dei carteggi. Brevemente, con poi un esempio, ovviamente tratto dal carteggio che meglio conosco, che è quello di Aldo Garrosh. I carteggi con un'avvertenza all'inizio, cioè i carteggi non sono una peculiarità degli ex membri del Partito d'Azione. Direi che almeno dal Settecento lo strumento epistolare è lo strumento principe di scambio culturale, intellettuale, di comunicazione anche quotidiana, ovviamente fra i membri di un'elite in grado di maneggiare lo strumento in maniera consona e adeguata. E tuttavia, nel caso dell'elettorazionista, sono particolarmente interessanti proprio per quelle caratteristiche di cui parlavo prima, e cioè che in mancanza di un'istituzione centrale che gestisca la rete, i carteggi sono in qualche modo la scaffalatura, l'impalcatura che permette a questa rete di vivere. Cioè la corrispondenza epistolare continua, molto frequente, è uno strumento di costruzione, di mantenimento di relazioni, di contatti, che supplisce alla mancanza di luoghi deputati all'incontro, di enti che gestissero gli incontri, di istituzioni che permettessero di gestire questi incontri. Mi dicono che ho 5 minuti, quindi mi scuso per essere. L'ultima parte sarà un po'. Vi faccio solo vedere un esempio di reti. Io nelle lettere di Garrosh, che sono, scusatemi, ecco qua, oltre 1200 correspondenti, la maggior parte dei quali, quelli sottolineati, provengono dall'esperienza di progettazione. Io ho fatto una classifica, ho individuato quattro grandi ambiti in cui si possono inserire i corrispondenti, non le lettere. Ce ne sono altri, naturalmente, però vedete che ce ne sono ovviamente numeri molto indicativi, perché richiederebbero un'analisi molto più attenta. La rete PDA, che è quello interno un po' centrale, ma poi si allarga verso altri ambiti, l'ambito accademico e scientifico in senso lato, di cui Garrosh era ovviamente rappresentante, l'ambito giornalistico, che era l'altro lavoro di Garrosh, e quello che dicevo prima, l'ambito dei rapporti con l'estero, come dire, in cui Garrosh svolge un ruolo di mediazione culturale non indifferente. Tanto per dirvi, c'è cioè, i rapporti con Henry Kissinger da un lato o con Delzel, gli amici di Mussolini, che proprio a Garrosh chiese ospitalità e aiuto e entrò in contatto per i suoi studi in Italia, per fare solo 2 esempi che mi vengono in mente, ma ce ne sarebbero molti altri. E poi vorrei però passare almeno accennare all'ultimo aspetto su cui mi sono interrogato quando mi è stato detto: ok, parliamo della rete, che cos'è questa rete? Perché il concetto di rete in realtà è un concetto molto ambivalente, molto polisemico per certi versi, o detto altrimenti, che può essere utilizzato in molti modi. Ora, in quali modi può essere utilizzato il concetto di rete? Mi rifaccio a uno dei non tantissimi storici che utilizzano la network analysis e ragiona sul concetto di rete in storia applicata alla storiografia. Tenete presente che la network analysis è una cosa che i sociologi hanno, come dire, sviluppato a partire dagli anni 30 e che fa parte del bagaglio disciplinare, come dire, da prima che la storia se ne accorgesse. In storia è molto più recente per certi versi l'attenzione alla rete, e ovviamente si va a incrociare con l'attenzione agli strumenti digitali di ricostruzione e analisi formale, quantitativa delle reti stesse. Appunto, riprendendo una tipologia che è suggerita da Grandjean, c'è la rete come metafora, che è quello di cui, vabbè, mi fermo a questa slide perché tanto abbiamo poco tempo, che è quello di cui ho parlato io finora. Cioè la rete come metafora per parlare di realtà che però non consente una formalizzazione, sostanzialmente, un modo per fare una sintesi concettuale, che è il modo in cui si usa normalmente in storiografia. C'è la rete come ricostruzione, sostanzialmente, cioè una che è già un maggior livello di formalizzazione.
e cioè io prendo una serie di dati disomogenei, che possono essere, che ne so, un po' di carteggi, un po' di relazioni di polizia, un pochino di memorie individuali, e li utilizzo. Utilizzo le informazioni che traggo da queste fonti non comparabili e non serializzabili per ricostruire delle reti di contatti che possono essere le relazioni all'interno di un'area, di un movimento politico, eccetera, eccetera. Anche in questo caso si rimane a livello di analisi qualitativa e per quanto riguarda la rappresentazione grafica, fondamentalmente dico di infografiche, cioè di immagini che servono a rendere l'idea sostanzialmente, ma che non hanno una rispondenza nel software. E qua si va decisamente, perché con gli altri due tipi si va decisamente sull'analisi informatica, perché quello è l'indirizzo verso cui stanno andando gli studi dei network in storia, e cioè la rete come estrazione di dati e la rete di metadati, che sono in entrambi i casi sono reti che vengono costruite a partire da dati omogenei, comparabili, serializzabili sostanzialmente e analizzabili in maniera quantitativa con gli strumenti informatici. La differenza fra la prima e fra la terza e la quarta sta che nella prima si guardano i contenuti delle fonti, ad esempio le informazioni contenute nelle fonti, l'altezza dei, adesso, non è adatto a un'analisi di rete, ma per fare un esempio, l'altezza dei soldati di leva in Francia e via di seguito, ma cioè il contenuto del dato. Nella seconda si guardano i metadati ed è quello che interessa a noi, cioè in un carteggio non si guardano i contenuti, ma si guardano esclusivamente il mittente e il destinatario e si guarda e ci si interessa unicamente a questi due dati. Il risultato di queste analisi, tanto per farvi vedere, non è questo che è ancora una rete in qualche modo costruita ad hoc, questi sono i network di un linguista austriaco che studiava lingua franca, ma sono questi. Questi sono i network dei malacologi. Cioè dell'attribuzione delle polimie nella studio dei molluschi, che viene utilizzato per studiare, però l'articolo di Renato è interessante perché viene utilizzato per studiare le network scientifiche fino all'800. E questo è invece sono network di cocitazioni in archeologia, nell'articolo di archeologia. Sono network molto difficili, non sono in rappresentazioni immediatamente comprensibili, però che quindi richiedono un'analisi matematica a monte. Perché ha senso un'analisi matematica? E sono alla fine. Io non sono, premetto, un fan della quantificazione, della formalizzazione a tutti i costi. Servono a gestire quantità di dati che non sono gestibili a occhio umano. Quando abbiamo non centinaia, non migliaia, ma decine di migliaia di informazioni, possono sfuggire. La sintesi è praticamente impossibile. E nel caso delle corrispondenze azioniste, per molti versi è così. Soltanto la corrispondenza di Garotti, che è quella che conosco meglio, prevede appunto 1200 corrispondenti e fate una media di 50, 40 lettere a corrispondente, fra quelli che ne hanno 300 e quelli che ne hanno una, naturalmente. Sono numeri in realtà che vanno al di là della possibilità di ricostruzione a colpo d'occhio. È qua che interviene lo strumento informatico digitale, che naturalmente richiede tutta una serie di accorgimenti e tutta una serie di competenze. Cosa fa? Beh, studia concetti come la centralità, la betweenness, studia oppure il ruolo dei singoli nodi nel fare da ponte fra un contatto e l'altro, la densità della rete, cioè quanto la rete è ripiegata su se stessa, quanto si apre ad altri contatti, individua cluster, cioè gruppi significativi all'interno di un network molto ampio. Sono dati che servono a, secondo me, indirizzare gli storici e suggerire loro su cosa andare a vedere e come andare a vedere. Come però, naturalmente, rimane l'analisi qualitativa. Anche perché questi modelli, che sono modelli elaborati in realtà dai sociologi, che spesso creano la loro fonte, cioè vanno a cercare con interviste, con indagini, di creare un corpus documentario omogeneo, standardizzato, utilizzabile, realizzabile formalmente, gli storici non possono farlo.
Noi abbiamo tanti carteggi, non ce li abbiamo tutti, per due motivi. Uno perché da 30 non, a volte non sono disponibili, sono riordinati, eccetera, a volte non sono stati conservati e a volte non sono mai stati prodotti. Ma attenzione, leggere un carteggio come indice di una relazione va bene, ma l'assenza di un carteggio non indica l'assenza di una relazione. Se due vivevano nella stessa città, si scrivevano molto meglio. Questo è un problema ineliminabile per lo storico, che lavora con fonti che non ha prodotto lui, su cui non può intervenire. Quindi nessuna analisi formale come quelle che molto sbrigativamente ho fatto vedere sarà mai esaustiva. E tuttavia, quando si parla di rete di relazioni, bisogna tenere presente che ci sono questi quattro almeno livelli su cui ci si muove. Non bisogna confondere l'uno con l'altro. Se noi parliamo di rete come metafora, va bene, si può fare, però non bisogna fare attenzione a non attribuirgli proprietà che invece possono soltanto emergere dall'analisi formale. Mi sembra di essere già andato oltre, mi scuso per essere stato troppo lungo, spero di essere stato allo stesso tempo chiaro, soprattutto su quest'ultimo aspetto che ho ovviamente tagliato con l'accetta e vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo Allora, io dico direttamente che sono un po' tramortita, però credo di aver bisogno di un supplemento di spiegazioni, ma magari posso fare le domande in seguito e chiedere invece a Francesca Cenni e Leonardo Musci di venire qua. Allora, buonasera a tutti, intanto grazie per aver invitato me e Leonardo Musci a presentare il portale dell'archivio di Piero Calamandrei. Noi rimaniamo umili, Leonardo, perché anche a me mi ha un po' tramortito tutta questa cosa. Però, intanto sono un po' emozionata perché io credo sia 12 anni più o meno che vengo qua. Sono venuta a presentare la prima parte dell'inventario di Piero Calamandrei, che adesso quando lo rivedo, e Leonardo l'ho visto, questo inventario va completamente rifatto, ma lo faremo. Ero giovane e inesperta. E adesso, dopo tutti questi anni, finalmente arriviamo a quello che già nel 2009 ci eravamo prefissati insieme a Silvia Calamandrei e alla professoressa Linda Ruva di creare un portale che riunisse tutti i vari pezzi dell'archivio Calamandrei che sono dislocati a Trento, a Roma, a Firenze e a Montepulciano. Ovviamente tutto questo è stato possibile grazie a dei finanziamenti esterni del Ministero che purtroppo sono stati trazionati nel tempo, non hanno potuto ricoprire tutta una serie di esigenze che avevamo, però abbiamo deciso di cominciare proprio dai carteggi. Quindi tutti i carteggi di Calamandrei diffusi in questi quattro archivi, finalmente, mi sento di dire, sono stati riuniti grazie al lavoro di Leonardo Musci e di Andrea Daniele. Damiano Fusi, scusatemi. Intanto io ho una piccola suggestione, ma così, si parla di carteggi. Ho scoperto che il carteggio, in una sua accezione di significato, insomma anche tutta quella serie di operazioni che si compiono a bordo di una nave per decidere se seguire la navigazione. No? Quindi mi è venuta questa suggestione che forse il carteggio può essere uno strumento che aggiusta la rotta delle cose. No? E quindi chissà. Se possiamo vedere il carteggio non solo come un insieme di lettere che si scambiano, ma vederlo in questa prospettiva che ci suggerisce questo cantiere di quest'anno, come una rotta, un segnale della giusta rotta che tutte queste persone, questi azionisti dovevano
tenere, chissà, è venuto in mente pensandoci. Ovviamente il carteggio di Calamandrei, adesso magari Leonardo Musci ce lo illustra meglio. Purtroppo la parte della digitalizzazione di Montepulciano non è stata fatta perché ci mancano i soldi, ci sono mancati i soldi. Noi abbiamo chiesto un finanziamento quest'anno sperando di poter chiudere questo buco e altrimenti troveremo altre filiere, altri fondi. Insomma, ormai chi come me da come dire, archivista di prima esperienza, adesso dirige, ma non lo dico per vanità, lo dico perché ho potuto vedere tutta l'evoluzione che c'è stata in questi 10 anni degli archivi e sono seriamente anche molto preoccupata. Speriamo, insomma, di riuscire a finire questa digitalizzazione e poter dare un prodotto completo agli studiosi, ma non solo. Quello che noi io, Silvia, chi ha lavorato a questo progetto, quindi l'Istituto Storico della Resistenza Toscana, la Fondazione di Roma e Trento, è quello di divulgare. La divulgazione per noi è importante. Noi come biblioteca pubblica, perché poi insomma noi non siamo un istituto storico, non siamo solo un archivio, ma insomma noi abbiamo, che so, libri di grande linea accanto a libri di storia. Quindi dobbiamo sempre temperare queste due realtà e queste esigenze, non sempre è facile. Quindi questo per noi è uno strumento davvero importante che ci rende molto orgogliosi. Io vorrei chiudere e poi dare la parola a Leonardo con una citazione. Ve la leggo e poi ve la spiego. Allora, l'ignoranza di Stato è un retaggio fascista. La coscienza, una scelta e un richiamo. E sorridevo col rossetto rosso ancora intero, e sorridevo anche se il mondo era nero, nero, nero. Questo inverno noi abbiamo avuto una studiosa in archivio che è una cantatrice toscana piuttosto famosa, si chiama Letizia Fuochi, che ha editato registrate dai vari brani, in Toscana è famosa, e ha costruito un album sulla Resistenza. Allora, noi crediamo, io, Silvia e la biblioteca, crediamo molto anche in queste nuove forme di espressione, di divulgazione di queste idee, perché questo mondo è davvero nero, 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 e io ho messo il sito. Passo la parola a Gerardo. Grazie, ringrazio anche chi ha pensato di propormi di raccontare in pochi minuti una cosa che abbiamo realizzato l'ultimo anno. Sono anche contento di tornare a Torino, che è una città di 9 anni, ho avuto molto bene tutta la ricerca con Nicola Tranfaglia. Sono anche stato molto stimolato dalle parole che ho sentito dall'intervento di chi mi ha preceduto. E mi soffermo solamente su una cosa, su un paio di cose. Mi ho l'assenza di carteggi, che anche dal punto di vista delle rese informatiche sembra una non essenza, perché non è quantificabile, invece ciò che c'è è quantificabile. No? Però in qualche modo, forse in una rete di reti lo sarà. Sempre pensando agli strumenti alternativi al carteggio, cuè alla comunicazione non epistolare, facendo fatto che le persone poi abitavano nella stessa città, no? Ma anche al fatto che negli anni 60, per esempio, il telefono comincia a sostituire lo scambio epistolare. Io ho un esempio recentissimo. Tra torinese e non torinese, perché nei rapporti tra Giulio Bollati e Franco Basaglia, in cui io conosco abbastanza bene, sono molto intensi, pure in età, bene, fino a un certo momento, poi finiscono. Bene. E stiamo parlando di una persona, Giulio Bollati, che era il capezzale di Franco Basaglia, morto. Bene, ma negli ultimi 7-8 anni non si sono scritti perché erano diventati talmente amici
tutto quello che erano da dirsi se non dicevano il telefono, oppure facendo le vacanze insieme, oppure andando di weekend in Venezia, a Torino, a Venezia, a Venezia. Sono elementi molto informali che hanno bisogno diciamo, di conoscenze di contesti che nessuna resa informatica darà, e meno male, no? Questa che brevemente vediamo, in realtà non è una rete, se non forse nel senso che è una rete tra calandrei, nel senso che la dispersione delle carte in più soggetti conservatori ha reso necessario una rilevazione che gli archivi, che sono integralmente, il soggetto conduttore, sono integralmente conservati in un solo posto, non si dà, chiaramente. Uno dei primi risultati diciamo, di questa operazione, per esempio, è il fatto che finora non si sapeva quante erano le corrispondenze di calandrei, di alcuni soggetti, le cui carte, le cui lettere, arrivo in partenza, stanno presso diversi istituti. Adesso sappiamo che questi corrispondenti sono diciamo, 2600 circa, per un carteggio che è molto esteso cronologicamente, se poi è molto diciamo, prematuramente rispetto a una diciamo, anche media. È una rete di metadati, questa, che sfrutta sostanzialmente quanto ne abbiamo 5. No, però speriamo. No, direi che possiamo andare fino a meno un quarto, Io niente. dato, mi scuso preventivamente, ma dovrò lasciare purtroppo la sala quando ho finito perché devo prendere il treno. È stato un po' un servizio, ma ho fatto molto volentieri. Vabbè. Allora, dicevo, è una rete di metadati che si basa su un elemento, e cioè quello che viene esposto è l'informatizzazione di inventari già esistenti. Bene. In realtà per un pezzo è stato fatto un lavoro ad hoc, ma la maggior parte delle carte di calamandrei e anche delle corrispondenze di calamandrei sta a Firenze, direi per il 70% circa, all'Istituto della Resistenza. E l'inventario delle carte calamandrei a Firenze è un inventario analitico a livello del singolo documento. Direi quasi totalitariamente, ma sicuramente lo è per le corrispondenze. Quindi l'idea è venuta diciamo, perché la standardizzazione della descrizione archivistica dell'inventario fiorentino delle carte calamandrei è tale, si tratta di testi ovviamente, che pure stavano su un database che non era un database in cui la granularità della descrizione arrivava al singolo documento, ma questi testi che descrivevano cosa c'era in un fascicolo, cosa c'era in un carteggio intestato a una persona, quindi elenchi di lettere con i dati identificativi, l'utente, il destinatario, la data atomica, la data cronica, la consistenza del documento e la tipologia di scrittura, in sostanza, con alcune annotazioni, sempre quando ci sono degli allegati, e qualche volta con qualche nota in particolare. Quindi non è una descrizione che arriva al contenuto. Questo, diciamo, in questa fase è stato un gran vantaggio, bene, ma il fatto che si fa uno strumento di una rete di metadati evidenzia il fatto che non basta, che non è sufficiente, perché ci si ferma troppo al quantitativo, oppure ci si ferma al fatto che si stabiliscono, diciamo così, tanti nodi a cui qualcun altro può anche attaccarsi, con delle reti però omogenee, cioè dello stesso livello. E questa è un'altra questione, perché le reti di reti poi hanno un problema di dislivelli, no? Di descrittivi e direi secondo me anche interpretativi di conseguenza. I metadati apparentemente semplici, cioè quelli dell'emittente e del destinatario, in realtà poi facendo un lavoro del genere diventano complicatissimi. Beh, perché sembrano banali, ma primo, ad averli anche identificati questi emittenti, perché non è che quelli, diciamo, prima scrivevano a macchina e poi firmavano sopra. Quindi, intanto, è sempre un problema legato alle competenze storiche, storico-archivistiche di chi ha fatto quegli strumenti, oppure di chi li rivede. Bene. Strumenti creati, diciamo, prima di internet o all'inizio del web, sono di questo tipo, sono necessariamente più poveri gli strumenti dello stesso strumento fatto oggi.
anche da una persona di vari livelli di competenza, perché la disponibilità di dati agganciabili, diciamo così, e confrontabili, ovviamente sempre a uno spirito critico, cioè non a un credulone che sta lì si becca qualunque cosa gli viene dal primo sito che apre, chiaramente, ma stiamo parlando di queste cose che le fa per mestiere, ha reso possibile, per esempio, in questo caso, il quasi azzeramento nell'inventario fiorentino del tasso di mittenti non identificati, il che significa passare da circa 400-450 lettere, anche di più, mittenti non identificati a 20 circa. Quando si dice mittente identificato, si dice mittente identificato con una ragionevole certezza, ovviamente, no? E questo è stato importante, è stato reso possibile anche dal fatto che, diciamo, chi vede il bosco dall'alto invece dei singoli alberi, in questo caso quattro, con tutte le loro foglioline, più o meno svelacchiati, ha potuto vedere insieme gli altri archivi. Una cosa che chi ha fatto l'inventario fiorentino non ha fatto, non ha visto il poliziano romano trentino, perché non esisteva ancora il romano trentino, e tutto viceversa. Io, per esempio, ho fatto il pezzetto romano, che è veramente un pezzetto, non quattro scatole, vabbè, ma ho potuto sfruttare il fatto che leggevo quello che nel frattempo era diventato una database della corrispondenza fiorentina e anche, diciamo, il poliziano. Insomma, è evidente che più strumenti c'hai e più fai una gran figura, d'accordo? Però trovare, diciamo, identificare alcuni corrispondenti per i quali il totale delle lettere di numero era zero, diciamo, secondo me è un dato, diciamo, rilevante a questi livelli. Ma quando dicevo la complicazione è derivante anche dal fatto che qui c'entra invece col merito della redazionista. Perché, diciamo, scrivere una corrispondenza non è una cosa algoritmica, e cioè non c'è un modo solo di farlo, non c'è uno standard che arriva a risolvere l'intera casistica con una normazione, diciamo, con una normativa, e quindi anche questo è legato, per dire, anche giustamente alla sensibilità di chi fa i lavori. Per esempio, nell'inventario fiorentino molte discrepanze, molti occupolanti erano dati dal fatto che nel corso del tempo persone diverse o la stessa persona aveva, secondo la tradizione bassa o alta che c'era nel corso del giorno, non so, interpretato il dato di identificazione in maniera diversa, intestando per esempio il mittente alla persona come persona oppure all'ente per il quale lui si faceva firmatario in un certo ruolo. Questa cosa, anzi, secondo me, storicamente non è indifferente, perché denota un parterre di relazioni che finiscono anche per essere statisticamente alterate dal fatto che l'occhio, diciamo, si mette la lente che predilige una persona o che predilige l'ente. Un dato che abbiamo voluto completare è, per esempio, rilevare sempre la carta intestata sulla quale si scrive una lettera. Se c'è una intestazione, ovviamente istituzionale, in senso lato, no? Associativo, andato. Perché anche se la missiva è evidentemente personale, cioè non riportabile a un rapporto istituzionale, la rilevanza del fatto che quella persona stava dentro quel contesto aggiunge un fatto che non è identificativo in un senso stretto, ma, diciamo, è già un link data di fatto. Cioè, io dico di quella persona qualche cosa che lui stesso ci sta dicendo, scegliendo di scrivere su una carta intestata, che a volte può essere anche fuorviante. E anche qui bisogna vedere tu, diciamo, che fai questo lavoro, quanto, diciamo, sei prevenuto rispetto al non credere aprioristicamente a quello che leggi o quello che vedi. Dopodiché lo validi. Ma il tuo atteggiamento è di dubitare. Bene. E queste schedature, secondo me, hanno alle spalle un sano, diciamo così, un sano esercizio del dubbio da parte degli attivisti, sempre, come, diciamo, come via per arrivare al dato affidabile, alla qualità del dato.
Perché poi si dice che le redditi vengono dati, ma ripeto, ma se i dati non sono affidabili, sono redditi dati affidabili. E che ci facciamo? Network analysis, ma se poi sotto c'è il dato inaffidabile, diciamo, è come una fonte, diciamo, falsa, a cui lo storico crede. Esperienze di grandi carteggi, adesso, Andrei, sì, c'ha 10.000 lettere, 2.500 rispondenti, insomma esistono anche dei corpus clamorosamente più alti. Tra parentesi, mi ha colpito il dato che su 1.200 corrispondenti la media è di 40, perché significa che Carotti conserva 50.000 lettere, come sembra un dato. A caso, cioè no, Ah, non ho fatto la media, ecco. era... No, Non mi sembra possibile che una media, no, carteggio non è... croce, c'ha 100.000 lettere. Stiamo parlando di Don Benedetto, però, diciamo così, no? E qui siamo su numeri importanti, però non a livello di 50.000. Per esempio, l'esperienza del carteggio galileiano, da un punto di vista informatico, secondo me è una cosa che deve essere tenuta presente se si può pensare, diciamo, di dare un seguito a questo tipo di prodotti che sono un po' caserecci, anche se informaticamente dietro c'è uno sforzo notevolissimo sul quale non mi posso soffermare, diciamo così, ma molto originale e che secondo me ha un futuro di semplicità che produce una qualità, se posso sintetizzare. Ma non lo dico di me, ma lo dico soprattutto di Daniele Busi, che è l'informatico che sta dietro questa cosa qua. E perché? Perché lui è un informatico creativo, perché è un epigrafista greco antico, sostanzialmente. E sono secondo me le migliori persone che fanno digital humanities anche con allegria, se posso. Dico ancora qualcosa prima di fare il clic, ma poi queste cose sembrano sempre più complicate di quanto sono, sì, di quanto sono poi vedendo, perché vedendo è molto banale, no? Sì, se qualcuno lo dice è contento, non sappiamo, non è vero. Io ti giuro che l'estate è stata faticosissima, no? No. Insieme ad Un altri. anno insieme a Piero Calamandrei. Chiudo la cosa che dicevo prima, la presenza di carte intestate, il fatto che quella persona scrive nel ruolo diciamo, di responsabile in un'associazione, in un organismo, è anche quella cosa che dicevi, cioè il fatto che poi gli azionisti hanno ricoperto dei ruoli bene al di fuori dei partiti, nelle accademie, nelle associazioni e quant'altro, che emergono dai carteggi post 47. Bene. Cioè è una rete di entità nelle quali loro hanno giocato dei ruoli. Bene. E questo nelle schedature fatte, diciamo, con convinzione. Chiaramente le standardizzazioni servono anche per riportare delle lettere nel posto dove avrebbero dovuto essere messe al tempo, no? Abbiamo trovato diversi esempi di lettere, diciamo, fuori posto, che erano fuori posto solo perché cioè, era stata fatta un'identificazione fatta male. D'accordo? Quindi, però, come ci insegna la scuola, l'iscrizione archivistica è un fatto dinamico, non è una cosa che si chiude una volta per tutte dopo aver affrontato un complesso documentario in un solo modo. Andiamo, si affida al futuro e in sostanza il 2 e 3.0 significano pure che i ricercatori che ne sanno sempre di più del singolo archivista, che magari c'è un po' di vastità, una po' di profondità, interverranno anche possibilmente su questo strumento a perfezionare il perfezionabile. Allora, a parte, diciamo, le pagine testuali, sulle quali non entro, in cui si racconta il progetto, se vuoi anche di un documento tecnico, diciamo, il progetto, gli enti promotori e quant'altro, il cuore per il momento è questa pagina d'archivio. Bene. Ecco. Però devo dire ancora un'altra cosa che forse già stava un po' in premessa. Cioè, noi consideriamo questo che vedete come veramente una prima release di una cosa che sarà. Bene. Ovviamente questa cosa che sarà, lo sarà se arriva qualche altro soldo e a breve probabilmente arriverà per completare quello che veramente qui manca, e cioè la digitalizzazione della corrispondenza conservata a Montepulciano. Questa è una rete di metadati, ma è anche una rete di immagini, fonti visibili, e quindi in questo senso pienamente, diciamo, una metafonte da un punto di vista storico.
utilizzabile appieno. E in più, però, per vedere le immagini bisogna registrarsi, cioè esiste un filtro che è stato ritenuto alternativo al watermark, diciamo alla filigrana sulle immagini, perché secondo me la filigrana sulle immagini di documenti scritti, lettere, grafie, spesso, se uno cerca di scrivere l'Istituto Storico della Resistenza dell'età contemporanea, finisce per invadere diciamo, lo specchio di scrittura, così. E quindi ci si registra, c'è un amministratore che è la nostra Bonzani che diciamo, dà le credenziali di accesso, altrimenti vedi solo i metadati testuali. Bene, se vuoi accedere, o ti registri prima oppure quando arrivi su un profilo scheda, al posto dell'immagine c'hai questo invito a registrarti oppure a mettere la password, deve essere così. Appunto, aspetti un po' di ore che madre da. Via libera e che cosa è stato fatto qui? Allora, questi quattro fondi, complessi documentari del stesso oggetto culturale, non saranno verosimilmente mai fisicamente uniti, ormai stanno dove stanno. Bene, lo si potrebbe fare, ma mi sembra una cosa fuori dalla prospettiva a breve, d'accordo? Seconda cosa, ognuno ha le sue logiche. Beh, è chiaro che se a Bologna stanno quattro scale, di cui due di corrispondenza, e a Trento forse anche meno, io, lì l'impegno è abbastanza ridotto, bene, non ci sono tante alternative. Nei posti invece, Luciano e Firenze, dove effettivamente la scelta dei criteri di ordinamento è centrale, prima della discussione della corrispondenza, le revisioni inventariali potrebbero effettivamente riconfigurare. Perché? Perché pure questo c'entra con le reti di corrispondenza. La corrispondenza può essere ordinata in tanti modi, per fascicolo di corrispondenza, per cronologia, oppure singole lettere che possono stare dentro un fascicolo tematico. In questi archivi c'è di tutto, ci sono tutte queste situazioni. E quindi è evidente che una lettera non ha contenuto, ma se sta nel fascicolo errori giudiziari, o se sta nel fascicolo lapidi dettate da Calamandrei, no? Per la resistenza, di fatto è taggata con quella materia. Io penso che questi sono carteggi che andrebbero effettivamente soggettati, no? Cioè più che una descrizione di abstract, bisognerebbe creare una sorta di thesaurus condiviso, più o meno complesso a secondo di chi, e anche modulare, cioè in crescita. Si parte da un numero e poi lo si allarga. Per fare questo serve un gruppo di lavoro. E se il vostro focus è sui carteggi, secondo me un futuro questo ragionamento ce l'ha e come, insieme anche agli informatici che non devono entrare in campo dopo come dei meri esecutori, perché non sono più, diciamo, di 20 anni fa. Specialmente questo tipo di informatici che si occupa di queste cose deve partecipare agli staff di progetto da subito. Banalmente, quindi, a parte vedere, diciamo, se volete, i singoli inventari. Questo ti prende. E uno sfoglia, diciamo, gli inventari. Va bene, adesso vuol dire che apriamo. Ciao, grazie a tutti. Beh, e questo qua, eccolo qua, quindi è vero che Francesca ha lavorato, allora diamo conto anche del romano. È molto più piccolo, no? Non sono bianche, perché vediamo che non più veloce. è sparito tutto. Bene, e Trento, ovviamente qui Calamandrei c'ha la divisa militare, perché a Trento ci sono le carte, diciamo, della prima guerra mondiale, carte e fotografie della prima guerra mondiale, e questo l'ha fatto Caterina Tommasi, anche lei tutta bianca. Invece le corrispondenze si interrogano o perché questo è l'elenco generale di tutti i corrispondenti di Piero Calamandrei, va bene?
A volte vedete che ci sono dei dubbi, no? Per persone il cui cognome non è stato identificato e quant'altro. Sicuramente qui siamo tutti sullo stesso piano, il grande intellettuale è l'amica privata, cioè un amico privato, d'accordo? Certo, chiunque di voi, solo prendendo dei gruppetti di 7-8 nomi, dice, ah, c'è anche Friedlander, no? Cioè, posso anche... chiamare un filtro, no, di tutti quelli che c'hanno dentro 3 lettere o un po' di più, d'accordo. Una volta che si sceglie, adesso scelgo uno a caso, ecco, c'è un risultato di ricerca che può essere di una o di n lettere, in cui ci sono i dati identificativi sulla tipologia. Intento destinatario, topica, cronica, e poi subito dire dove è conservato. Bene, perché in una rete di istituti su un solo soggetto produttore, questo è un dato di primo livello, chiaramente. Bene, se qui ci fosse stato scritto Montepulciano, io aprivo e non vedevo l'immagine, invece, siccome c'è scritto Firenze, io apro e vedo l'immagine. Questo posso dire sì. Le immagini sono in bassa risoluzione, però sono leggibili, ricordo. Chiaramente il sistema di registrazione consente anche di monitorare chi ha visto cosa. Cioè, c'è un analytics che consente di dire che io, adesso c'è il mio accesso, il giorno quello là ho visto l'immagine e se la scarico, cosa che posso fare con la bassa risoluzione, viene registrata questa operazione. Ok. Allora, qui che cosa c'è? Qui questi sono la rete di metadati, una rete di metadati, d'accordo? Quindi c'è un box diciamo, sì, di quei dati che avete visto, comprensivo anche di quello che noi chiamiamo, che nonostante per visto chiamiamo reference code, c'è cioè una segnatura univoca che disambigua attraverso un codice che di fatto dice conservatore, produttore, poi segnature archivistiche, questo documento all'interno dell'universo mondo intero. Bene. Manca un dato qui che ci sarà, c'è cioè la premessa della sigla IT, va bene? Ma è inutile che entro in questi dettagli. Dopodiché, chiaramente, essendo questa un'unica lettera di un mittente, non c'è una navigazione del risultato di ricerca. Se io qui avessi avuto 3 lettere, qui avrei avuto i navigatori previous next per andare alla lettera precedente, alla lettera successiva. Qui è possibile vedere, diciamo, la segnatura archivistica come tree view, come alberatura, bene? Oppure, e questo è il futuro, bene? Vedere questa lettera nell'inventario, cioè il livello ultimo, più granulare a cui appartiene è completamente esploso e quelli sovraordinati sono evidenziati in quindi è evidente che se qui stiamo nei fascicoli, diciamo, ordinati per lettera di iniziale del corrispondente e quindi sono fascicoli di sole lettere. Bene, ce ne sono altri che invece sono fascicoli in cui stanno delle relazioni, delle sentenze e anche delle lettere. Quindi in questo caso questi fascicoli, vedete qui che posso poi navigare, cioè come se esplodessi, diciamo, l'inventario, no? E quindi andare alla lettera di livello basso, per la quale si implementa la rete. E qui posso navigare anche nel livello archivistico, cioè visto che ho fatto una consultazione archivistica, a questo punto non mi interessa più il risultato di ricerca da cui vengo, ma mi interessa sfogliare l'inventario sostanzialmente. E questo è il punto di vista. Se finisco il tempo, diciamo, il futuro è mettere a disposizione anche ciò che non è carteggio. Bene. E poi taggare di nuovo con un pensiero. Ti ringrazio molto. Intanto grazie, mille. Grazie Io continuo a essere sempre più ad annaspare sempre più vistosamente, ma cerco di chiarirmi le idee e farei 10 minuti di pausa. Grazie mille, era tutto molto chiaro. Grazie a tutti.
La bottiglia la sposta bene, sicuramente una rete si costituisce, quindi lascio la parola a essi. comunque da esplorare. Grazie, grazie per la tara di tutti gli elogi e naturalmente è per me la cosa. Questo che non so perché migliora un po'. Ci sono moltissimi modi di parlare di questo. E stasera abbiamo avuto l'esempio importante di come trattarli da un punto di vista proprio di presentare della loro esistenza, di mappatura della loro esistenza, descrizione in tutte le forme, anche le più aggiornate tecnologicamente. Io mi porterò il contributo dell'esperienza su un altro aspetto, l'edizione di carteggi. Cioè, che cosa può dare l'edizione di carteggi? Cioè, avendo presupposto tutto quello che è stato detto, l'importanza del supporto, l'importanza dell'intestazione della carta, l'importanza delle datazioni, che è un problema enorme, eccetera, eccetera, cioè tutto questo che può essere anche descritto informaticamente e dare quindi, può dare il quadro di una situazione. Come lo utilizziamo? Come utilizziamo? Io mi rifaccio all'esempio del carteggio di Piero Godetti, che consiste di circa 5.000 documenti, e finora ne sono stati pubblicati oltre 3.000. E ne ho pubblicato per 3.000. Quale criterio ha presieduto a questa? Assolutamente non quello della selezione, non quello della scelta di carteggi ad personam, ma quello della pubblicazione integrale diacronica, in una sequenza diacronica e sincronica. Che cosa viene fuori dall'incrocio di questi due dati? Per entrare nel nostro argomento, viene fuori la rete di relazioni. La rete di relazioni che siano relazioni fra persone importanti, fra virgolette, con lettere significative, sia relazioni assolutamente isolate. Fra persone che si rivolgono a Gobetti perché gli chiedono cose assolutamente banali, non so, di un abbonamento e così via. Perché a me è sembrato importante non trascurare nessuno di questi messaggi, indipendentemente dalla loro rilevanza, proprio perché rispecchiavano una rete di relazioni. Ora, rispetto al personaggio Gobetti e al periodo in cui lui si trova a svolgere la sua azione, questo specchio dei suoi rapporti mi è sembrato fondamentale. C'è naturalmente una differenza fra questi pubblici, diciamo, che si rivolgono a Gobetti nel breve periodo che va dal 18, finora io l'ho studiato, fino alla fine del 24. Non so, nel primo periodo che
nell'edizione, quello raccolto nel volume 18-22, abbiamo relazioni soprattutto con l'ambiente salviniano. Quindi è una rete di relazioni in questa direzione, e lui li aveva conosciuti tanti a Firenze personalmente, poi di lì, applicando le cose di cui vi parlerò a proposito della rete politica, l'aveva estesa con i suoi mezzi di comunicazione, con il suo metodo, e questo in sostanza si rispecchia in questo primo volume. Naturalmente non ho parlato di casseggio con la fidanzata, perché è un altro discorso. Nel secondo volume, che riguarda solo il 23, che è l'anno in cui viene fondata la Piero Correntini Torre, la maggioranza dei corrispondenti sono persone nuove, che non fanno parte di quel pubblico già noto. Naturalmente quello continua ad esserci, a scrivere, però si aggiungono numerosi nuovi. Perché scrivono? Perché attraverso la pubblicazione della casa Rivoluzione Liberale, ovviamente, le pubblicazioni della casa editrice, appena nata, però già molto combattiva e dinamica, e attraverso anche una rivistina che Gobetti dirigeva, diresse per 6 mesi, la Scena e Retroscena, si occupava di teatro, ma a quel tempo il teatro era importante come mezzo di comunicazione, e quindi tutti gli aspiranti autori, anche attori, eccetera, anche questi si aggiungono, scrivono. Quindi questa rete si estende, si moltiplica. Poi vedremo che bisogna fare, ho detto, di questa rete, la seconda parte del mio intervento. Comunque, l'esistenza, ora rilevo l'esistenza. E questo fa parte, diciamo, di questo rende conto, questo volume del 23. Arriviamo al 1924, dove la crescita, volevo anche aggiungere che l'osservazione di questa disseminazione fa notare anche le provenienze geografiche, che sono molto importanti anche per capire da dove sorge più vivo l'interesse, da dove vengono le richieste, eccetera. Per esempio, colpisce la presenza della Sicilia nel 23, gli intellettuali siciliani. Nel 24 c'è un'impennata clamorosa, abbiamo pubblicata nel volume 1765 lettere, e ho dovuto, perché altrimenti l'editore non me l'avrebbe fatto pubblicare, tenere da parte circa 150 messaggi, veramente di carattere puramente che chiedo, c'è un errore nell'invio, che però non saranno messi da parte, e alla fine del lavoro, se ci arriverò mai, ci sarà un elenco di tutti questi, magari anche solo con l'identificatore, no, della provenienza, però ci sarà, perché sempre resta fondamentale il punto che la loro esistenza, la loro distribuzione geografica, il loro mestiere, sono importanti. Importanti per cosa? Per quello che nel 24 risulta come una manifestazione impressionante di risposte spontanee da ogni parte d'Italia. Agli appelli che Gobetti fece soprattutto dopo l'editto Matteotti, alla resistenza, al rifiuto anche delle politiche ventiniane, quando apparivano troppo condiscendenti con le forze più fiancheggiatrici del fascismo, perché l'Aventino non fu un blocco compatto e schierato su posizioni chiarissime, era molto proclive alle transazioni, e soprattutto aveva un debole per Giolitti, che notoriamente per Gobetti era un demonio. Quindi il discorso che passava attraverso la rivista soprattutto, ma anche attraverso
altre pubblicazioni era di questo tenore. Queste sono praticamente 1700 e passa, sono il totale, ma quelle di Gobetti sono meno del 10% di queste, le altre sono tutte ricevute. Questo vi dice qualcosa, almeno a me ha detto qualcosa, sull'esistenza di una risposta spontanea a questi messaggi. Che non so, c'è cioè un ragioniere veneto che scrive la parola della rivoluzione liberale venuta come l'angelo liberatore, so, cose espresse anche in maniera estremamente ingenua, però forte, cioè diffondetelo, fatela, noi era il numero in cui era pubblicato l'ordine del giorno di Goletti che chiedeva le dimissioni di Mussolini dopo il delitto Matteotti presentato all'Assemblea delle opposizioni torinese. E che a Torino, unico caso in Italia, fu firmato anche dai comunisti. E Ariane Landuit, nel suo studio sulle sinistre dell'Aventino, già da allora disse che fu la richiesta più radicale, più drastica, espressa nel periodo successivo al delitto Matteotti dalle forze di opposizione. Ma naturalmente lui nel momento era considerato un po' un esagitato, l'opposizione stessa lo metteva ai margini, Amendola lo definiva la suocera dell'opposizione, e quindi come dire, la sostanza di questi messaggi, sia politicamente e anche dopo, storiograficamente, è stata in qualche modo attenuata e quasi sottovalutata, cioè non esaminata nella sua portata reale, che era anche la portata della ricezione, anche quella in realtà. Non puoi. Ora, una cosa del genere, un carteggio te la rivela, un carteggio ovviamente edito, nel senso che non solo spieghi come, quando, come si intrecciano le varie cose, ma anche chi era quello che scriveva, che è la parte forse più faticosa e ingrata del lavoro. Ecco, questo per parlare della rete fattuale che viene fuori da un carteggio. C'è poi il discorso sulla rete politica. E cioè il concetto di rete come progetto politico, anche questo presentissimo, cioè dall'esistenza della rete, la rete fattuale in qualche modo risponde all'esistenza di un progetto politico, veniva in qualche modo sollecitata da tutti questi messaggi che partivano dal centro. E allora, questa è una cosa che devo veramente sintetizzare molto perché non voglio far perdere tempo. Rete politica, ovviamente, quando parliamo di rete politica usiamo una metafora, è già stato detto che il concetto di rete è una metafora. Questa parola non esisteva, Goletti non l'ha mai usata, non esiste nella sua corrispondenza, ma noi vogliamo riferirci a quel sistema di collegamenti orizzontali tra persone che vivono in varie parti d'Italia, che attraverso le riviste della casa editrice si mettevano in contatto epistolare col giovane editore e ne venivano reclutate perché a loro volta stabilissero collegamenti nei rispettivi ambiti per raccogliere nuovi aderenti a messaggi diffusi dalle riviste e dalla casa editrice. Spesso questi aderenti venivano anche reclutati come venditori volontari dei libri, erano giornalisti, erano avvocati, erano intellettuali, ma si mettevano anche volentieri al servizio di questa idea, svolgendo questa funzione. La loro funzione che gli permetteva di stabilire nuovi contatti, quindi una ramificazione che da un nodo si propaga ad altri e così via. La creazione
dei gruppi della rivoluzione liberale che fu successiva al delitto Matteotti, e la risposta, diciamo, il segno della svolta di Violetti dalla politica della diffusione di idee alla discesa sul terreno politico attivo con altre forze politiche, fu il tentativo di dare una funzione a tale sistema, una funzione politica attiva. Non c'era dunque la parola rete, ma c'era la cosa. Questa è per me la premessa sul discorso politico. Ma da dove veniva questo sistema? Questa, allora, era la contaminazione fra due cose. Uno, l'idea salviniana, ma più che di Salvemini, cioè un'idea che risaliva a tutto il dibattito tra di fine 800, primi del 900, sul partito politico. Sul dilemma partiti o movimenti, e che in Italia era noto soprattutto attraverso l'opera di Moisè Ostrogoski, e Salvemini, e la trattazione che ne fece l'unità di Salvemini. Che nel 1912-1913 aprì un dibattito molto animato proprio sul concetto di partito, movimento, in polemica col Partito Socialista. Ora, qual era l'idea fondamentale di Ostrogoski, che implicitamente allora veniva utilizzato, sarà più esplicito il riferimento nella seconda unità nel 19. Era che i partiti alimentavano la corruzione, allontanavano il cittadino dall'esercizio del potere, perché suggerivano la delega totale, e quindi alla fine era una specie di dittatura oligarchica, quella all'interno dei partiti, che tradiva la democrazia, ridotto, come dice lui, con l'accetta, il messaggio, il nocciolo. Era questo. E la proposta di Ostrogoski era quella di costituire dei gruppi di pressione, che potessero agire sull'opinione pubblica e sui partiti stessi. Lui non diceva di cancellare, di distruggere i partiti, ma di provocarne la trasformazione attraverso una pressione continua che mettesse davanti a loro, dei progetti, dei programmi, delle idee, delle contestazioni. Poi, finita quella campagna su quel determinato problema, non c'era più motivo che esistesse questo gruppo di pressione, poteva anche sciogliersi e riformarsi per altre cose. Cioè, tutto questo ovviamente richiedeva un ricambio continuo. Dal punto di vista pratico, era qualcosa di estremamente complicato, il dibattito perciò verteva sulla necessità dell'organizzazione politica del partito e però sulla possibilità di un rinnovamento interno. Allora, e questo era già nel 12-13. E allora ci fu l'intervento anche di Croce, e si puntò anche come dire, a discutere il concetto filosofico di partito, ma il partito come giudizio, come pregiudizio, e queste cose, queste nuvolaglie crociane, come diceva Salvemini. Successivamente, nel dopoguerra, quando si cominciò a parlare nel 19 delle nuove elezioni che avrebbero potuto ca cambiare moltissimo, cambiarono effettivamente nella rappresentanza politica, nella rappresentanza parlamentare, si scatenarono, gli unitari si scatenarono, e questo discorso partito o movimento riprese una grandissima, con grandissima foga, e con, no, ovviamente, a proposito. Ora, in questa animatissima discussione dell'aprile, cominciò prima, ma nell'aprile del 19 ci fu un convegno a Firenze per discuterlo. Il giovanissimo Goretti, a 17 anni,
si buttò a capofitto e quindi non, e mentre partecipò al congresso di Firenze, partecipò prima del convegno con articoli suoi su Energie Nove, che aveva fondato pochi mesi prima, per spiegare che cos'erano i movimenti, cos'era la Lega che voleva fondare Salvemini per il rinnovamento della politica nazionale. E poi partecipò prendendo tutti i contatti possibili a Firenze, che avrebbe utilizzato subito le Energie Nove chiedendo contributi, collaborazioni. Però la posizione di Ostro di Gobetti fu, ecco, fu allora che l'Unità pubblicò anche un lungo articolo di Ostrogorsky, e quindi queste idee che grossolanamente vi ho accennato prima venivano esposte così via, e raccomandate con molta enfasi da Luigi Emeri, un nome che poi nel carteggio ritroviamo fino alla fine. E Gobetti cominciò a prendere subito le distanze perché mi sembrava che la soluzione dei gruppi di pressione, di queste, chiamiamoli gruppi o chiamiamole lega, insomma il concetto era sempre quello, fosse eccessivamente tecnico, mentre bisognava anche dare una preminenza alla educazione politica dei cittadini. Cioè, lui la giustificava con la sua, emanava direttamente dalla sua formazione idealistica, quindi vi risparmio le citazioni sullo spirito che deve essere elevato, eccetera, eccetera. Questo concetto non restò solo nelle parole e nelle intenzioni, si tradusse immediatamente in una forma di azione. Tornato a Torino da Firenze, lui si mise al lavoro e cominciò a fondare una scuola di educazione politica. Questa scuola subito si diramò in altre, divennero cinque a Torino, ne sorsero altre quattro. Gli operatori erano sempre gli stessi, erano gli amici suoi che si prendevano ciascuno la responsabilità di Chiara Palombini di uno e Rita di un altro, così, però funzionava e facevano proseliti, cioè, e poi cercavano di fondarne anche in provincia. E tutto questo veniva molto enfatizzato sulle Energie Nove, sempre con l'invito a tenere la rete attiva, la rete la chiamo io, questi contatti operativi per diffondere le nostre idee. Questo era. Alla fine, questa il problema pratico e concreto è quello di trovare la forma migliore di attuazione nel mondo della contingenza per agevolare lo sviluppo dello spirito e la conquista della responsabilità negli individui. Questo era lo scopo principale. Secondo lui la Lega doveva dedicarsi prima di tutto a questo, un lavoro efficace di educazione e di chiarificazione, e questa educazione darà i suoi frutti. E questo è molto interessante, anche se dovessero fallire le conquiste politiche immediate. Quest'ultima affermazione, anche se dovessero fallire, cioè tu stai combattendo, ti stai dando tutto questo da fare, ma sai che potresti anche fallire, però la tua continui nella tua opera. Perché? Perché lui cominciava a guardare. E questo rivela l'elaborazione in fieri di un progetto non a breve termine, ma a lunga scadenza. Questo darsi da fare con le scuole, e poi dalla scuola, le scuole sono, e abbiamo tutti i temi su cui intervenivano, temi di economia, temi di politica, temi di tecnica elettorale, e una ventina almeno di argomenti venivano svolti, trattati, anche la questione femminile. Il voto alla donna, alla quale erano favorevoli. Cioè, non inganni quell'articoletto di una delle marchesine che era quasi contraria al voto alle donne sulle Energie Nove. Le posizioni dei gruppi di governo, cioè, erano per il voto alle donne, chiarissimo, dichiarato in tutti i modi.
proliferazione si allargò quando fondò il Cenacolo Artistico di Energie Nove per attirare all'azione politica, alla riflessione politica e anche tutti quelli intellettuali, artisti, letterati che sono più lontani da noi apparentemente, ma in realtà ci somigliano per formazione culturale e insomma devono anche essere portati alla consapevolezza e alla coscienza di questi problemi. Quindi più tardi, nel 24, avrebbe detto tutti politici, tutti combattenti. Replicando a Domenico Petrini, che era un letterato e sembrava attestarsi sull'apotismo di Prezzolini. Ecco, quindi anche questo è un punto che era chiarissimo già dal 1920. Cioè, a questo sistema di creazioni, di nuclei, eccetera, una amica di Salvemini, il Salvatore, dette il nome di metodo Bobetti. Dobbiamo, prima ancora di raccogliere i giovani, li dobbiamo educare, dobbiamo imitare il metodo Bobetti delle scuole, eccetera, eccetera. Quindi questa consapevolezza era chiarissima. Però la Lega non era di Salvemini, la Lega per il rinnovamento della politica nazionale, per cui Bobetti si batteva tanto, faceva con il suo gruppo di Torino e tendeva ormai al partito. E questo deluse moltissimo Gobetti, che in un convegno svoltosi a Roma nel 1920 disse il partito, il convegno è meglio finire l'equivoco di questa Lega che non c'è, qui c'è un gruppo di giovani che vogliono ad ogni costo il partito e adesso sacrificano la necessità delle idee chiare, fino a concludere il convegno è finito quasi in un tumulto, questo all'inizio del giugno 1920. E mentre si costituivano dei gruppi per organizzare un partito con utenti e contadini, la Lega dell'Unità mantenne i suoi scopi culturali, passò a Torino con Gobetti segretario. E lui spiegò, scrivendo alla fidanzata, mi avrebbero voluto pure segretario del partito, ma non accetterò. E in effetti ruppe con il movimento dell'estate del 20, i rapporti furono interrotti, ma del resto il movimento salviniano entrava in una crisi profonda. Alla fine dell'anno Salvemini, che era stato eletto nel novembre 19 al Parlamento, si dimise e lasciò l'incarico perché c'erano troppe transazioni, troppi equivoci che lui rifiutava, e l'unità fu chiusa. Ora, il discorso sarebbe facile dire: Gobetti chiude, aveva già chiuso nel febbraio poco tempo prima, e devo finire? Sì, peccato, dovevo raccontarmi delle belle cose. Scherzo. La rivista Energie Nove non si era risolto né alla rottura con Salvemini né alla rottura alla fine di Energie Nove, solo per la delusione perché nel frattempo si era avvicinato molto strettamente al movimento autonomista, sempre litigando, anche qui c'è tutto un antefatto, cioè i rapporti con Gramsci erano cioè dei primi anni della guerra, quindi si conoscevano e erano sempre su opposte posizioni, ma l'influenza delle idee, anche del modello educativo dell'ordine nuovo, cominciò a rafforzare l'idea di politica educativa che Gobetti aveva già mandato. Quindi in questo senso il suo abbandono dell'impegno nella politica attiva, il suo ritirarsi, tra virgolette, solo
disseminazione delle idee, diciamo solo, diventa, rafforza il suo metodo e diventa anche uno scopo, diventa la sua finalità. Questo anche quando fonda la rivoluzione liberale, che diventa lo strumento di questa politica, e anche quando fonda la casa editrice, che diventa a sua volta lo strumento più articolato, più complesso della formazione di una coscienza storica, politica, economica nel pubblico che seguiva le sue attività. Quello che vi accennavo prima, che la rete di relazioni che sollecitava attraverso la casa, le riviste e la casa editrice era assolutamente funzionale alla disseminazione di queste idee. Il ritorno alla politica attiva si ebbe, come avevo accennato, con il delitto Matteotti. Ancora se nella 19 era sceso, come dire, in campo, sulla spinta dell'entusiasmo per le nuove elezioni, la fine della guerra, il rinnovamento dell'Italia del dopoguerra, e adesso l'indignazione per il delitto Matteotti e la crisi gravissima che veniva ad aprire, la ferita che apriva nella storia d'Italia, che lo induce. Ma l'appello, il metodo a cui lui si rifà dal punto di vista pratico è ancora quello che aveva imparato lavorando con Salvemini e creando quei gruppi famosi che allora erano gruppi per il rinnovamento della politica nazionale, adesso sono i gruppi di rivoluzione liberale in funzione antifascista. Ora, questi gruppi sorsero con molto entusiasmo e con molto vigore. Questo il carteggio lo rispecchia perfettamente. Quello che mancò fu una forza adeguata a coordinarli, a dare le risposte necessarie. Solo Gobetti non ce la faceva a reggere una ondata di richieste che piovevano da tutte le parti d'Italia, chiedevano materiali, chiedevano gli elenchi degli abbonati di ogni città in cui stava sorgendo il gruppo, cioè una quantità di cose che non tardavano ad arrivare, cioè quindi polemiche, lamentele, richieste. E la maggioranza dei gruppi sorse in luglio, cominciarono a sorgere una decina nel nord Italia. Poi ci fu con un po' di fatica, sorse quello di Napoli in agosto, e poi quello romano era sorto a luglio anche a Roma, ma mostrò tutta la sua forza, il suo dinamismo dall'ottobre in poi. C'era Mario Bironcurti che lo dirigeva e si svolsero all'interno del gruppo romano, e qui grazie al carteggio sappiamo tutto delle discussioni che avvenivano fra Max Ascoli, che se ne andò perché no, il gruppo perseguiva fini politici e non fini solo culturali, e altre questioni, quali partiti dovevano essere ammessi ad essere, come dire, compartecipi delle finalità dei gruppi, e con tutta questa quantità di cose, se le lettere, anche qui, la natura del documento, l'esistenza del documento di per sé è selettiva, ci dice quello che è sopravvissuto in quella, e chissà quante altre cose non possiamo sapere. Grazie. Ora, se volessimo, quello che adesso, se non c'è più tempo, non faccio, l'avevo fatto in realtà per far piacere a Giovanni, perché lui mi aveva detto, poi mi raccomando, parla del Sud. E io mi avevo fatto una bella selezione di risposte di corrispondenti meridionali che mi dicevano come nel Sud fosse impossibile impiantare il gruppo di rivoluzione liberale. Una delle risposte, e poi mi sorvolerò sulle altre, ma più significative, è quella di Edoardo Persico,
che Goletti aveva subito individuato come possibile segretario del gruppo Napoletano di Napoli, che diceva: nelle nostre città non è possibile mettere assieme 10 intellettuali perché o non esistono o si infischiano di gruppi, di partiti, di associazioni. In questa terra maledetta da Dio e rovinata dagli uomini, i partiti sono una manica di ignoranti e da avvocati di bretura. Nel mezzogiorno i partiti si formano intorno a deputati, consiglieri comunali, ma intorno agli intellettuali, che da noi possono fondare accademie 48esche soltanto. Poi c'erano altre spiegazioni un po' più sociologiche, più fatte da Nino Calabrese, professore di Reggio Calabria, che diceva: i gruppi non qui non attecchiranno mai per l'ambiente dell'Italia meridionale, sia per lo stato di colto delle masse e le mancanze di una classe dirigente, sia per l'inconsistenza dei partiti che da noi mancano ancora di una vera organizzazione. E poi però avvisava che c'era anche un forte spirito antifascista che serpeggiava fra i contadini meridionali e calabresi, dove le ragioni sono da ricercare, quella di ogni cosa nella psicologia delle masse meridionali che con ben poca simpatia guardano parate e violenze, causa le prime di sorriso e di indifferenza da parte dei nostri contadini dall'anima fatalistica, d'odio compresso le seconde. Questo stato d'animo si sta sempre più diffondendo, specie per il proletariato combattente, eccetera. C'era poi un parere, se vogliamo, più decisamente, più dichiaratamente favorevole a alla creazione di gruppi, sì, ma solo di natura culturale, non politica, che veniva da Mario Greco, era un economista napoletano. Mi par dunque, scendendo alla radice, che l'errore e il pericolo del movimento esecutivo che lei vuole creare intorno alla rivoluzione liberale stia nel fatto che la vitalità di rivoluzione liberale risiede in tutt'altra sfera. La sua rivista e quant'altro vi si connette, e oggi in Italia soprattutto un centro di attrazione di idee, esigenze a sé spesso non ancora analizzate, ed anche di creativi malumori giovanili, eccetera, eccetera. E ben diversa invece la diagnosi di Camillo Benieri, secondo il quale i gruppi di intellettuali di rivoluzione liberale, lui era sardo e sardista, non devo dirlo a voi, se prendesse vigore e restassero gruppi di intellettuali, riprodurrebbero fatalmente nell'ambiente del Mezzogiorno le cricche radicali, di cui è ultima conseguenza l'Unione Meridionale di Amendola. Amendola è un galantuomo in intelletto, ma tutta l'Unione è l'espressione delle cricche massoniche del Mezzogiorno, di quella democrazia contro cui dovremo combattere la nostra battaglia. È necessario quindi scendere alle masse e parlare con te. E quindi fare il movimento di rivoluzione liberale, il movimento cooperativo, eccetera. Se tu riuscissi a imprimere un'anima rivoluzionaria ai gruppi, il lavoro sarebbe realizzato per metà. Questo è un lavoro che puoi fare tu, nostro piccolo Carlo Marx. Questo è Camillo Benieri. No, questo ve lo dico anche per, come dire, gli sprazzi di genialità o di fervore. Questo, e tutto questo era scritto in un momento in cui c'era un certo ottimismo alla fine del 24 sulla fine del fascismo. Pochi mesi dopo, proprio come scrisse un altro corrispondente, sì, la fine del 24 sembrava un idillio al confronto del febbraio 1925, data della lettera di quest'altro corrispondente, che poi era nient'altro che il segretario del gruppo romano Liro Curti, che stava constatando lo sfaldamento e la morte praticamente del gruppo. E di questo, e come lettere come queste ce ne sono molte altre. Quindi il discorso è: dobbiamo considerarlo un fallimento e dobbiamo riflettere invece sulla trasmissione che è verticale in questo caso, che ci fu da personaggi che
che furono attivi nella creazione di questi gruppi. Io ho dovuto tagliare molto, ma furono attivissimi i milanesi, per esempio, Bauer, Margadonna, Parri, che gravitavano, facevano parte prima dei gruppi degli amici della Rivoluzione Liberale, e poi ovviamente sorti gruppi degli amici che avevano fondato loro, poi sorti gruppi politici della Rivoluzione Liberale nel luglio. Ovviamente si vedono grande fa. Ora, questi nomi poi li troveremo, voi sapete bene dove. Quindi, questa seguire un po' i percorsi verticali che da questa rete che Gobetti aveva costruito, e anche con intenzioni politiche, anche quando sembrava solo che si stesse occupando della vendita dei suoi libri, ecco, partire da questo per seguire queste diramazioni forse potrebbe essere utile. Adesso ci vuole di nuovo. Allora, grazie molte a Silvia. A me viene subito una domanda, ma poi la faccio in linea molto generale e a tutti. Quello che mi colpisce, al di là del fatto che poi ritornino nomi, hai citato Bauer, e tra poco proprio Andrea ce ne parlerà. Quello che però colpisce molto è questa consapevolezza dell'idea di un utilizzo della rete, che non veniva chiamata rete, ma insomma, per intenderci, la consapevolezza dell'uso a scopo politico, quello di cui, quello da cui siamo partiti noi, invece non è tanto una consapevolezza, ma qualcosa che si dà nei fatti, una rete che si costruisce attraverso i rapporti e dopo che, in questo caso, pensando che il movimento è meglio del partito, scusate, anch'io mi vado sinteticamente, ma il movimento è scelto come forma organizzativa prescindendo dal partito per tutte le ragioni che prima Ersilia ha illustrato. La rete da cui siamo partiti noi e di cui forse continueremo a riflettere anche domani è una rete che nasce dopo la fine di un partito e forse più che nei fatti che dà una consapevolezza. Comunque è un'osservazione che metto lì e passo la parola a Andrea. Ricciardi, scusate, di nuovo Andrea Ricciardi. Allora, volevo solo dire una cosa su quello che mi hai detto Chiara, cioè io credo molto banalmente che il fatto che allora ci fosse la possibilità di scrivere, fosse banalmente il motivo per cui a noi forse oggi appare organico qualcosa che nelle Era di intenzioni di chi fatti. scriveva non lo era, cioè era un mezzo, non c'è neanche ci fosse né il viaggio così facile né il telefono così, diciamo, come poi avviene dopo. Quindi, insomma, forse questo aspetto lo interpretiamo noi oggi cercando di fornirgli un'organicità che forse non c'era, tra virgolette, ma questo lo dico solo perché hai fatto quell'osservazione. Allora, io cercherò di sintetizzare al massimo il mio intervento autocensurandomi prima di iniziare a parlare, così cerco di dare, diciamo, di fare al meglio le cose. Allora, il mio intervento è figlio di una ricerca in corso che sto svolgendo con Claudio Colombo, che ringrazio, che non è qui, e grazie al quale l'archivio Bauer è stato, diciamo così, valorizzato, e quindi questo mio intervento vuole essere anche una sensibilizzazione sull'importanza di questo archivio, nel quale ci sono moltissime lettere, moltissimi corrispondenti che aiutano a capire sia l'ultima stagione azionista, con mia sorpresa, perché ci sono anche delle sorprese in questo archivio, sia quell'ampia situazione che, diciamo, è il post-azionismo e in sostanza la stabilità repubblicana, perché questo è, cioè, praticamente arriva alla morte di Bauer e tutta questa storia della diaspora azionista è la storia dell'Italia, che molto banalmente bisogna ricordarlo. E io ho selezionato con Claudio alcune lettere che ho diviso in tre fasi che vi illustro in maniera molto rapida.
Naturalmente all'interno di queste lettere si trovano alcuni dei temi che abbiamo già trattato o che sono stati esplicati nella loro genericità ovvia da Chiara all'inizio del seminario, perché è ovvio che poi non si può incasellare tutto perfettamente. Quindi troviamo dei temi internazionali come per esempio il Trattato di Pace. Ricordiamoci che prima del febbraio 47 c'è una lunga conferenza nel 46 che finisce a ottobre, al termine della quale, diciamo, in uno scambio di lettere c'è un tentativo di approfondimento sul modo in cui questa cesura storica debba essere affrontata da un azionismo morente, perché comunque siamo già dopo il congresso di febbraio 46 e dopo le disastrose elezioni del 2 ottobre. Naturalmente c'è il Partito d'Azione, quindi il Partito d'Azione storico e il Partito d'Azione come immagine successiva alla sua fine. E allora si respira attraverso alcune di queste lettere che cosa? Quello che abbiamo già accennato, e cioè alcune istanze politico-culturali che non avevano trovato nell'azionismo storico una loro affermazione, che vengono recuperate all'interno di contesti culturali, editoriali e partitici durante la storia dell'Italia Repubblica. C'è il fascismo e l'antifascismo, perché è evidente che soprattutto in alcuni momenti, questi esponenti del Partito d'Azione, indipendentemente dalle correnti interne, dalle lacerazioni interne, sono accomunati da questa coscienza di quello che viene definito spesso clerico-fascismo, lo sappiamo, o da questo mancato rinnovamento che sta sabotando in qualche modo l'Italia post-fascista. Questa è un'atmosfera che si respira molto, e soprattutto pensando a Racchianti. Dobbiamo immaginare che si respiri anche un po' di guerra fredda e di attenzione per le modalità di sviluppo del quadro politico italiano. Penso ai primi anni 50 e penso ai partiti laici minori, su cui per esempio si sofferma Ragghianti, nel quale si trova, per esempio, sto buttando lì alcune sollecitazioni senza potermi dilungare, una grossa attenzione per i pericoli del comunismo. A un certo punto Ragghianti, per esempio, afferma chiaramente: noi ci troviamo ad avere a che fare con persone che hanno referenti stranieri e che non sono affidabili da un punto di vista democratico. Sembra quasi che con la sconfitta del Partito d'Azione non esista più alcuna prospettiva democratica in Italia, laddove, come dirà poi Vittorio Feltri in un secondo tempo, gli azionisti, e anche forse i post-azionisti per un periodo, avevano sottovalutato la potenza dei partiti di massa, che con tutti i riferimenti parziali che potevano avere erano comunque una modalità di integrazione appunto delle masse nel paese, nelle istituzioni, e quindi, come dire, questo partito degli intellettuali, come è stato ribadito prima da Daniele, molto diversificato al suo interno, secondo fuori non solo, aveva forse un po' perso di vista questo aspetto nel momento di passare, però non voglio assolutamente dilungarmi su questo. Dunque, la prima fase delle tre in cui ho diviso queste lettere è proprio il biennio 45-46. E abbiamo qui una bellissima lettera di Bauer a Paggi, e poi negli scambi vediamo coinvolto anche Vittorio Foa e anche il suddetto Ragghianti. Poi mi soffermerò su qualcosa inevitabilmente. La seconda fase è appunto quella che ho accennato prima, della prima parte degli anni 50. I protagonisti qui sono Bauer e Ragghianti da un lato, Bauer e Bobbio dall'altro. Poi c'è una terza fase che per certi aspetti è la più emozionante, se vogliamo guardarla da un certo punto di vista, perché in queste carte, come in tutti i carteggi, c'è una dimensione personale, anche caratteriale, che non è trascurabile, che emerge. Per esempio, Ragghianti nel secondo dopoguerra è molto preoccupato della sua situazione economica. Si capisce la difficoltà che lui ha, o che almeno diciamo, insiste nel sottolineare. Queste persone che sanno che magari non avranno la voglia e la capacità forse di continuare con la politica attiva, e che in quel momento di passaggio magari hanno delle professionalità alla base, degli studi, ma non sanno come potranno sbarcare il lunario. Sembra un discorso poco nobile, in realtà è un discorso molto presente in alcune di queste persone, alcune più, tra virgolette, lamentose, altre meno, ma comunque questo elemento esiste.
E questa terza fase, che ho detto, che riguarda gli anni 70, è costituita da tre lettere. Una di Bobbio a Bauer del 15 gennaio 78, una di Valiani a Bauer del 7 dicembre 71, che segue una recensione di Bauer su Critica Sociale al volume di Valiani, che poi è inserito, che in realtà è un volume con tre autori, Bianchi e Ragionieri, che analizzano i partiti politici durante la Resistenza. E poi c'è una lettera stupenda di Foa a Mario Invernici a proposito di un'iniziativa dedicata a Bauer, Bauer in vita, in cui c'è veramente un ritratto che Foa fa di Ernesto Rossi, che spero di potervi leggere perché è veramente straordinario. Alcune cose che ci sono sono dette in altri contesti da Vittorio Foa. Vorrei sottolineare un aspetto importantissimo su questa lettera, che mi dà la possibilità di esprimere un concetto. Pensiamo che Vittorio Foa nel 76 è nel momento massimo di radicalismo politico, praticamente, rispetto al presente. Eppure, in questa lettera a Mario Invernici parla di Bauer nel modo che vi vorrò dire. Cosa intendo sottolineare? Che, come posso dire, la base antifascista e quel campo politico-culturale è fortissimo perfino in persone che politicamente sono lontanissimi, quando magari, ed è il caso di Bauer ancora, c'è anche un elemento personale di profondo rispetto e di feeling, figlio dell'esperienza carceraria, evidentemente, e di un rapporto che si forma in maniera diversa rispetto ad altri protagonisti. Un altro, dico cose un po', diciamo, in ordine sparso, ma ripeto, per risparmiare tempo, un'altra cosa importante che riguarda proprio Riccardo Bauer è questa. Bauer, dopo, diciamo, è uno di quelli che praticamente smette di fare politica attiva prima, diciamo. Ma la cosa molto interessante che emerge da una lettera che gli scrive Foa nell'ottobre del 46 è che in realtà molte persone interne a quell'ambiente tengono in grandissimo conto il parere di Bauer. Anche quando Bauer non conta più dentro al Partito d'Azione, che di fatto se n'è andato, però loro gli chiedono, per esempio a proposito del trattato di pace, che cosa secondo lui il partito dovrebbe dire. E lui risponde a Foa. Questo è molto interessante. Quest'idea, cioè, che ci sia una lacerazione politica importante che non porta tutti gli ex dirigenti del Partito d'Azione a fare politica attiva, ma che nel momento in cui l'azionismo storico ancora esiste, cioè fino all'ottobre 47, alcune di queste persone si parlino e qualcuno come Bauer venga interpellato sul da farsi, quantomeno come parere autorevole, non come decisione vincolante. C'è una cosa molto interessante dal mio punto di vista, è stato evocato prima, lo dico anche per questo, che riguarda Benedetto Croce. Benedetto Croce, politico che è logicamente criticato dalla stragrande maggioranza delle anime azioniste. E qui c'è una lettera appunto molto bella che ho citato prima, cioè una lettera di Bauer stesso a Paggi. Stiamo parlando del 22 luglio 45, per cui siamo nella fase iniziale del governo Parri, di cui Fraghianti, che ho citato prima, è sottosegretario, come sapete. A un certo punto, ripeto, la lettura di tutte le lettere non la posso fare, io penso che scriverò qualcosa, ma comunque. Lui a un certo punto attacca Croce e dice a chiare lettere una cosa: noi la neutralità rispetto alla questione istituzionale non la possiamo contemplare. La monarchia rappresenta di fatto il fascismo. Quindi, siamo nel luglio del 45, è inutile che noi insistiamo come fa Croce su questa idea che poi vediamo. No, la nostra opposizione al fascismo e quindi alla monarchia è e deve essere un dato presente. Quindi all'interno del partito, in buona sostanza, non c'è spazio per i monarchici e per chi pensa che il futuro dell'Italia post-fascista possa avere a che fare con la monarchia. Questa cosa viene fuori in maniera evidente. E detto da Bauer, che era comunque un uomo molto, cioè, linguisticamente molto pacato, eccetera, con un linguaggio non ovviamente molto corretto, però molto duro, ecco, è una cosa che secondo me è molto interessante da sottolineare. Nello stesso 45 ottobre, quindi
Parri, il governo Parri sta, diciamo, tramontando, anche se poi crollerà a novembre. Vittorio Foa scrive a Bauer, che ripeto, è fuori gioco apparentemente, e gli scrive: ti includo un rapporto preparato dalla segreteria sul regime commissariale e sui consigli di gestione. E loro stanno ragionando su alcuni aspetti del tardo azionismo storico e di quello che forse poteva essere il mondo di CLN, non mi soffermo su questo, e ancora una volta Bauer è presente, chiedono il parere e inoltrano questo documento a Bauer. Poi qui appunto la lettera di Vittorio Foa dell'ottobre con la risposta del 22 ottobre, siamo nel 46, ve l'ho già accennata, riguarda il trattato di pace. Non vi leggo niente, vi dico solo che Bauer è convinto che non ci si possa confondere con i nazionalisti e che qualsiasi critica severa a quel trattato di pace sarebbe un errore in questa direzione. Lui scrive a Foa: capisco che è un bocconamaro, in buona sostanza sintetizzo malamente, ma bisogna accettarlo perché il paese è un paese sconfitto, l'Italia. Quindi inutile che, come dire, reagiamo in maniera scomposta, anche perché, ripeto, ci confonderemmo con i nazionalisti da cui noi, voglio dire, con cui noi non abbiamo nessun tipo di rapporto. C'è anche una frase su Trieste molto interessante. Poi, appunto, abbiamo una lunghissima lettera di Ragghianti, che era maldatata, tra l'altro, abbiamo scoperto che era il 3 gennaio 46 e non il 3 gennaio 45, però attenzione perché stanno preparando il congresso del Partito d'Azione che è a febbraio. E lì si parla di politica in senso stretto e Ragghianti si sofferma quali sono le posizioni da prendere, chi sono i compagni di strada, viene dedicato un certo spazio al Partito Repubblicano, non soltanto nella fase di passaggio, no? Dopo il febbraio 46, ma anche un po' prima. E anche qui, come dire, si capisce bene che si discute molto a fondo di temi e persone, come Ferruccio Parri, che compare non solo all'atto del discorso del suo governo, della fine del suo governo, ma anche dopo. A un certo punto lui dice: noi un capo ce l'avremo. Ragghianti è convinto che il capo vero del Partito d'Azione, anche dopo la caduta del governo Parri, sia Parri stesso. Allora fa tutta una descrizione, non posso farvi, molto interessante, che non corrisponderà in realtà alla verità, naturalmente, perché sappiamo poi qual è la sorte di Parri e quali sono le sue scelte. Diciamo, per evitare ulteriori lungaggini, vado avanti. Ragghianti lo saltiamo e andiamo un momento a Bobbio. C'è una lettera, secondo me, molto interessante sulle classi dirigenti italiane. Siamo a 10 anni dalla fine della guerra, una lettera del 21, 28, scusate, luglio 55, ed è una frase molto interessante. Si chiede Bobbio perché la resistenza italiana non ha saputo, l'antifascismo non ha saputo costruire delle classi dirigenti. Aspetta, non sto a leggere perché anche le parole sarebbero importanti. Quindi, a 10 anni dalla fine della guerra, Bobbio non dice semplicemente: è fallito il rinnovamento perché l'epurazione non c'è stata. Dice qualcosa di più. Si chiede perché loro, antifascisti, non sono stati in grado di inventare una classe dirigente reale, che è una cosa abbastanza contraddittoria rispetto al quadro di governo che c'è, se pensiamo a luglio 55, ma che è interessante perché evidentemente dal suo punto di osservazione Bobbio vede una debolezza nella, diciamo così, declinazione dell'antifascismo, scusate, nella Repubblica come classe dirigente. Diciamo qui, Bobbio poi a un certo punto parla ancora di una cosa molto interessante e torna Croce, ma anche qui taglio perché voglio andare sulla fine, perché vi ripeto, sono importanti secondo me gli anni 70. Allora, queste due cose ve le voglio invece mostrare un po' più chiaramente. Allora, il 7 dicembre 71, Valiani scrive a Bauer. Bauer appunto ha scritto una recensione su Critica Sociale, vi ho detto, e lui lo ringrazia di questa bella recensione e gli scrive:
nessuna recensione poteva aggiungermi più gradita della tua, poiché a nessuno Giustizia e Libertà e il Partito d'Azione devono più che a te. In realtà, scrive Valiani, non ha corrisposto alle nostre speranze, ma io continuo a credere che il seme che abbiamo gettato un giorno, e forse non vedremo, germoglierà. Cioè, c'è una visione, come dire, malinconica, nostalgica, quanto si vuole, ma guardate il momento, dicembre 71, Valiani è ancora convinto che quelle istanze, se lui politicamente si è molto moderato, ma questo sarebbe un discorso che non c'entra con l'oggi, è ancora convinto dell'importanza di quelle istanze. E questa cosa non c'entra con le posizioni politiche del momento. Questo lo si vedrà, ne avevamo già parlato, non è il momento di tornarci, la lettera che gli scrive Foa, sempre negli anni 70, quando Foa è lontanissimo da Valiani stesso, ma in realtà continuano a parlarsi su certe cose. A un certo punto Foa gli dice: sono diventato un estremista, come dire, tu non mi apprezzeresti, no? Considerate le posizioni che hai. E qui, come dire, c'è questa lettera, per quanto mi riguarda, è molto interessante, perché gli dice in conclusione Valiani: hai ragione, bisognerebbe scrivere la storia del PD anche dopo il 25 aprile, ma per farlo bisogna risiedere a Roma, e parla delle carte relative al governo Pari e dell'importanza delle fonti. Quindi tornano questi temi già allora, naturalmente, quando in realtà Valiani, sfruttando i carteggi che già erano riusciti, a cominciare da quello che poi Ragghianti aveva provvisoriamente pubblicato negli anni 50, qualcosa era diventato. Direi che c'è una lettera importante di Bobbio sui giovani, quando Bauer gli fa avere il dramma dei giovani. Questo aspetto è importante, perché una cosa del post-azionismo molto utile in quella cesura storica è il rapporto con i giovani, molto difficile, lo sappiamo. Soltanto pochi dei leader post-azionisti sono veramente attenti, tra virgolette, in linea con alcune delle istanze e degli atteggiamenti dei giovani. Molti altri sono molto più rigidi. Foa, sappiamo, è uno di quelli più attenti, ma insomma Bobbio, anche per motivi familiari evidentemente, è molto attento. E sul discorso delle generazioni, dei problemi che si ripetono nel tempo, questa lettera del 15 gennaio 78 è davvero di grande importanza. Concludo quindi con quello che mi sta molto a cuore, che è appunto questa lettera che ha per oggetto Bauer, che è di Foa, scritta appunto ad Invernici. E gli dice appunto: Foa, ricevo il vostro gradito invito per riunirci un'ora attorno a Riccardo Bauer. Purtroppo sono in Spagna, eccetera, insomma non ci può andare. Ma quello che dice è interessante adesso. Egli è stato ed è per me, come per tanti altri, una luce guida, un punto di riferimento preciso e mai fallibile tra gli scogli della nostra navigazione. La politica vi ha allontanati non tanto, eppure mi scrive queste parole. Anche quando le scelte concrete sono diverse, vi è una scelta di campo, sottolineata da Foa stesso, per la quale Bauer è sempre il nostro maestro. Insieme con l'intransigenza vi è un altro valore di Bauer ugualmente importante: è la gentilezza umana, la capacità di comunicazione e l'immensa ricchezza dei suoi contenuti, la continua disponibilità ad aiutare il prossimo senza diminuire. Così ho conosciuto Bauer nell'inverno del 36, nel cunicolo del passaggio di Regina Celi. Vedevo fisicamente e all'improvviso Bauer e Rossi, i martiri del nostro movimento, tanto ammirati a distanza. E fu un'emozione che non dimenticherò. Martiri è sottolineato, ed era l'autoironia, che qualcuno di voi conosce, che in carcere facevano evocando Silvio Pellico. Ero, scrive Foa, un foglio di carta bianca, e Bauer e Rossi ci hanno scritto molto, anche se non portano alcuna responsabilità di quello che ne è il risultato. Punto e scritto. Direi che sono parole molto interessanti per quello che ho detto all'inizio, e cioè che al di là della valorizzazione di quest'archivio, dentro a quest'archivio, per l'azionismo storico e per il post-azionismo, vi sono a livello politico, culturale e personale
delle cose molto importanti, attraverso le quali leggiamo anche le biografie, approfondiamo le biografie di alcuni singoli e quindi possiamo rivedere, dalla somma di archivi, anche un'immagine del post-azionismo ancora più articolata e ricca. Grazie. Allora, se ritenete abbiamo tempo, sono le 6:15 per domande, osservazioni e interventi di Carlo. Magari ecco, vieni qui perché così ti possono sentire. Solo Io lascio il mio posto, con grande piacere, mi metto lì dietro. Grazie anche Leuzia che ha scritto qualcosa. Ah, bene. brevemente in riferimento alla relazione di Ersilia, in Gobetti, secondo me, per quel poco che so, veramente molto poco, c'è proprio l'intenzionalità di costruire la rete. È legato a una strategia nazionale. In questo senso, nella strategia nazionale c'è l'interesse forte per trovare collegamenti con il Mezzogiorno. In questo senso, Gobetti si incontra per l'ennesima volta con Gramsci nel testo del 26 di alcuni temi della questione meridionale, che ovviamente non è un testo del meridionalismo, ma è, come sappiamo tutti, il primo tentativo di elaborazione di una strategia rivoluzionaria nazionale che include il Mezzogiorno e soprattutto gli intellettuali che possono essere individuati nel Mezzogiorno. Ed è qui che troviamo per l'ennesima volta il rapporto con Gobetti, perché ovviamente lui pensa a tutti gli intellettuali meridionali diciamo, di derivazione salviniana e ovviamente anche ad Orso. Quindi l'indicazione di Luna mi sembrava assolutamente. Sì, era necessario. No, ma è No, no, giusto. la quantità di contatti con la Sicilia deriva appunto da questa, per quel poco che ne so, da questo tentativo. Di costruire questa rete politica nazionale. Non c'è dubbio, la rete toccava le Marche, la Basilicata, la Puglia, vabbè, la Puglia con Tommaso Fiore, con Castiglione, rispondevano alle sollecitazioni, ma poi dovevano abbassare le braccia, dovevano dire qui. Siamo rimasti soli, tutti quelli che potevano concorrere alla formazione di un gruppo sono stati mandati via, e Delfino Pesce, penso a tanti altri collaboratori possibili, erano insegnanti, quindi venivano sbattuti nelle località più remote, e quindi a Bari non si fa nulla, non si può fare nulla. I discorsi su ora è verissimo, il discorso di tutti i messaggi salviniani, quello più duraturo in Gobetti, a parte appunto questo metodo di cui vi ho raccontato prima, è il meridionalismo. Nel 24, nel programma dei gruppi, c'è uno dei punti è proprio il sud.
Cosa fare al sud? Quindi distruggere le cliche, combattere l'oligarchia ministeriale che corrompe, eccetera, eccetera. E poi c'è un vaga per tutti, è la pagina meridionale aperta a dicembre con il programma di Dorso e di Bellieni, che aveva collaborato alla stesura, per sollecitare gli intellettuali del sud a intervenire sulla situazione della. E su quello c'è una bella antologia, gli ha raccolto tutti quegli interventi Ciccone in un libretto di Aras e con una buona introduzione in cui proprio fa vedere che sì, c'era anche una prospettiva, se vogliamo, un po' limitata, ecco, che non aveva grandissimi orizzonti perché ribadiva una serie di punti cruciali, però erano sempre quelli anche di Anzimondi, anche quelli di Fortunato, cioè. Però la necessità anche di aprirsi all'imprenditoria dei contadini del Sud. Che questa cosa non piaceva invece a Don Giustino, e insomma, questa era anche una novità che l'evoluzione liberale propugnava, insomma, a sostenere. Quindi c'è questa contraddizione fra le intenzioni, la volontà, eccetera, e le diagnosi che gli stessi intellettuali meridionali avete sentito attraverso Persico, l'altro economista greco, eccetera, faceva, cioè, qui, non, signori, i gruppi non. E la Sicilia continua ad essere molto, molto attiva a rispondere, ma lì c'è anche una rete di giornali. Tutta l'area catanese con i suoi giornali, l'Eco della Sicilia e delle Calabrie, cioè, i giornali Ma palermitani, non solo, l'Ora, i commenti che scriveva sull'Ora, cioè c'è uno scambio. non solo, ma lo sappiamo perché il Bove scriveva sull'ora, perché il proprietario è lo stesso di Sì, lui. del mondo, certo. Un'osservazione di Se volete dire qualcosa, Ersilia, Ersilia, sì, sarà l'osservazione di Denis. Ah, è online. riesci a leggere il carteggio di Bovetis, straordinario laboratorio di ricerca, consente di individuare dalla fine del 1924 la rete degli esponenti del meridionalismo democratico, Dorso Fiore, Carlo Vito Lucarelli, che ha caratterizzato per lungo periodo, negli anni del fascismo e seconda dopoguerra, l'operazione di Sì. Sette Repubbliche. Sì, beh, è giustissimo, questa presenza è tutta registrata. Carano Don Vito, per esempio, che era un economista, è un docente, è anche collaboratore anche delle riviste torinesi, quindi aveva forti agganci anche nella cultura accademica piemontese. Comunque si dà da fare, vende, davvero, sono tutti i resoconti delle vendite che Carano Don Vito fa dei libri fra i suoi colleghi, però sono rapporti individuali, cioè non, nessuno di loro riesce a catalizzare intorno a sé proprio dei veri e propri circuiti organici. Restano esperienze individuali che poi durano nel tempo, che poi riaffiorano ovviamente. Poi ci sono anche tante altre storie, ma proprio di ma, sì, non so, il Latronico, c'erano due fratelli, il Latronico, che erano della Basilicata, ma lavoravano a Milano. E uno dei due si era laureato, Ettore, alla Bocconi. Quindi anche lui era un economista e all'inizio collabora moltissimo, fonda addirittura un periodico, la Basilicata, stando a Milano, e proprio per contribuire, corrisponde molto con Bobetti. Poi a un certo punto questo personaggio sparisce, e dopo nel 26 non ne sappiamo più nulla, per riaffiorare nel 43.
E con una breve lettera a un amico, e dice: sono ancora vivo, sono ancora qui. Dice: allora, ovviamente, per fare la biografia mi ha dato molto da pensare questa sparizione. Insomma, alla fine, collegando una serie di cose, insomma, e lui se n'era andato in Spagna, dove come economista era stato segretario in una camera di commercio a Barcellona. Ora, questi sono itinerari personali, naturalmente ho dovuto fare anche qualche concessione al fascismo, perché se no non ti mettono a capo di una camera di commercio all'estero, e così. E fra l'altro aveva anche scritto un articolo su Mussolini molto elogiativo a un certo punto. Quindi tutte queste cose non depongono a suo favore, però qualcuno mi ha fatto osservare, cioè, però bisogna anche capire i contesti in cui questi vivevano e la necessità di, come dire, di ridurre il danno, di venire meno a patti possibili, meglio andarsene in Spagna, cioè era in fondo una forma di esilio volontario, anche se dorato dal momento che ricopriva, non faceva la fame nelle tipografie di Marsiglia, eccetera, ma doveva fare altre cose, faceva il segretario di niente statale, credo parastatale, cosa è una camera di commercio. Queste sono cose di cui bisogna tenere conto. No, alcune lettere veramente di meridionali, anche nel 23, sono bellissime, sono di un'acutezza anche nel rappresentare la situazione, e anche quelle della Sicilia, perché una cosa notevole è che vengono da località remote spesso, non Palermo, Catania, eccetera, ma Riposto, cioè uno dei corrispondenti più assidui per un certo periodo, Carmelo Puglionisi, che poi, ecco, a causa appunto miseria, problemi, eccetera, espatriato in Francia, cerca di sopravvivere in tutti i modi nei circuiti antifascisti, però a quanto pare che è stato anche sospettato di essersi infiltrato, poi non c'erano le prove. Infatti il suo nome non è poi stato trovato nell'elenco dell'ombra, cioè, però insomma, sono situazioni personali e intellettuali del sud hanno sofferto e che per alcuni hanno rappresentato anche una sconfitta totale. Volevo Sì. solo aggiungere sul meridionalismo questo, che è vero che Bubetti e Salvemini poi hanno dei rapporti non costanti. C'è una lettera terribile che Ersilia ricorderà che Gobetti scriverà ad un certo punto quando parla della modestia di Salvemini e allo stesso tempo però lo elogia tantissimo. Io, conoscendo anche quel carteggio del 24, devo dire che nonostante il tentativo poi di distanziarsi da Salvemini, a mio parere Gobetti rispetto a certi temi è veramente intriso della lezione di Salvemini, anche quando opportunamente se ne distacca, poi i percorsi sono anche diversi, al di là della generazione, però è molto presente. Non a caso le questioni che riguardano appunto la battaglia culturale per il futuro e la costruzione di una dimensione di lungo periodo è un altro elemento, da parte del discorso diretto del meridionalismo, che appartiene alla mentalità salviniana. Rispetto invece ai compromessi, mi viene in mente una cosa che volevo dire così per associazione, e che non tutti furono così, come dire, nonostante gli sforzi, non tutti riuscirono a contestualizzare al meglio, cioè capirono, ma non riuscirono tanto a tollerare alcune cose. Un esempio molto noto è quello che riguarda Vittorio Foa, che abbiamo citato prima, cioè quando ci fu, secondo dopoguerra, una rivisitazione di Vicola, quando D'Aragona tornò in politica attiva a fianco di Saragat, al contrario di Vittorio, che fu inclusivo fino alla fine, voglio dire, dopo il fascismo, Foa non riuscì ad avere dei rapporti normali, non riuscì ad incontrare queste persone quando si
ripresentarono nell'agone politico italiano. Non si era dimenticato del sostegno dei problemi del lavoro, no? Aver fiancheggiato il corporativismo, avere sciolto la CGIL contro il parere di Buozzi, ecco, non tutto anche nelle persone più inclusive, più attente, andò per il verso giusto, nel senso di una riarmonizzazione, perché alcune cose non era forse possibile armonizzare. I punti proprio così che restano fondamentali di Salvini e Ingoberti, cioè appunto abbiamo detto i gruppi, il regionalismo, la proporzionale, questo era l'altro cavallo di battaglia. Ci sono chiaramente. Ci sono. Cioè, come prima giornata, forse Vieni a possiamo salutare chi anche. ci saluti anche. Che è online. Sì.